Si chiama sclerosi sistemica e solo in Italia colpisce più di 25.000 donne che, come Patrizia, vivono una difficile quotidianità. Mani fredde e dita viola, lei non le nasconde. Di sclerosi sistemica si soffre. Si soffre molto e non se ne parla. Per saperne di più, visita il sito www.legaitalianasclerosisistemica.it. Ben trovati a tutti, oggi siamo qui venerdì 29 giugno per questa tavola rotonda, un incontro promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica, riservato ai pazienti e a tutti i familiari. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti e la prima iscrizione era obbligatoria proprio perché c'era una numerosa partecipazione. A questo incontro partecipano il dottor Francesco Ursini, il dottor Domenico Olivo, il dottor Domenico Aiello, il dottor Francesco Spagnolo e la dottoressa Cassandra Nicolosi. Noi qui rappresentiamo quello che è la Lega Sclerosi Sistemica sul territorio della Calabria. Rappresentiamo quello che è una parte di pazienti che in questo momento sono associati. Invitiamo a tutte le persone che ancora ad oggi non hanno aderito alla nostra associazione di farlo, perché la quota che viene versata serve solo ed esclusivamente per far sì che i studi medici vanno avanti. Che cos'è la sclerosi sistemica? La sclerosi sistemica lo spiegheranno meglio i medici, possiamo dire che è una malattia autoimmune, invalidante, dove chi soffre comunque di questa patologia ha sicuramente una vita un po' disagiata. Io sono mamma di una signorina di 18 anni e una di 14, diventerò mamma fra pochi mesi per la terza volta e quindi ecco, anche questo è diciamo un incoraggiamento a quello che è la vita. Faremo delle domande oggi e io le mie le porrò in modo esclusivo sulle gravidanze. Passo la parola a Loredana, così anche lei avrà qualcosa da dire. Grazie. Grazie Angela, grazie Lega che ci hai sostenuto, ci ha dato la possibilità di chiarire molti dubbi, siamo entusiasti di finalmente avere un incontro con i dottori perché non sempre il reparto è facile porre domande ai dottori. E i dubbi sono tanti con questa malattia, se ne parla poco, è poco conosciuta, è definita malattia rara. Pertanto siamo qua sperando che i dottori ci diano sollievo e incoraggiamento, anche se noi già ci incoraggiamo da sole. Grazie. Io sono Antonio e ho abbracciato questa causa della Lega Italiana perché è la mia causa principalmente e poi la causa di tutti gli ammalati di sclerodermia. Noi siamo qui, è la prima volta che facciamo questo incontro e vogliamo porci delle domande di quello che in questo momento stiamo facendo in ospedale, come ci stiamo curando, se le cure vanno bene, se ci sono nuove terapie per questa malattia. Vogliamo, ecco, facciamo queste domande per essere un po' più tranquilli e vivere questa malattia dignitosamente. Io a volte non è tanto la malattia e i medicinali che riesco a percepire nel corpo, ma è quell'entusiasmo che ho di combatterla la malattia, di come dire, di non viverla, forse. Di non averla. A volte ci sono giorni che dico io non ho la malattia, non ho la sclerodermia e vivo meglio combattendola così, nonostante, perché quando si fanno i farmaci poi stai male un po' di giorni, però io la rinnego questa malattia giorno per giorno, anche se poi devo viverla. Ciao, io sono Alessandra, ho 31 anni, anch'io sono malata di sclerodermia e oggi sono qui con il sorriso per portare un po' di armonia nel reparto a tutti i malati, di fare delle domande, togliere tutti i dubbi che abbiamo e stare un po' meglio. Grazie. Io sono Emilia Gelia e sono la rappresentante locale di Catanzaro di Cittadinanza Attiva Tribunale per i Diritti del Malato. Sono anni che io affianco i pazienti affetti da
sclerosi sistemica. E insieme abbiamo portato avanti una serie di battaglie nel percorso che purtroppo molto spesso è un percorso ad ostacoli. Stasera sono felicissima di partecipare a questa iniziativa che intanto dà una svolta nel metodo di lavorare, perché finalmente c'è la possibilità da parte del paziente di interagire direttamente con dei professionisti validi, delle eccellenze in questa materia, per cui possono dire tutto quello che vogliono sapere i pazienti, perché conoscere la malattia sicuramente aiuta molto anche a convivere con tutte le problematiche e i disagi che la malattia comporta. Per cui io faccio un saluto affettuoso a tutti quanti e dico loro che dobbiamo fare rete, perché solo facendo rete riusciamo ad essere più forti. Quindi noi ci saremo sempre, e insieme a Cittadinanza Attiva ci sono anche altre associazioni che vogliono affiancare la Lega Sclerosi Sistemica. Quindi auguro a tutti buon lavoro. Allora, buonasera a tutti. In parte ci siamo già simpaticamente conosciuti. Mi presento per chi non mi conoscesse: io sono Francesco Uzzini, scusate per la mia voce, ma ho la laringite da qualche settimana. Sono un assegnista di ricerca all'Università di Catanzaro e oggi avrò il piacere di moderare questo incontro. Prima di tutto vorrei ringraziare la Lega Italiana Sclerosi Sistemica ONLUS, che ha promosso questa giornata di divulgazione, e in particolar modo il suo presidente nazionale Emanuela Aloise e tutti i volontari che, sacrificando il loro prezioso tempo libero, hanno contribuito alla riuscita di questo evento e di tanti eventi simili in ogni parte d'Italia. Inoltre ringrazio il Presidente dell'Ordine dei Medici di Catanzaro per averci concesso gratuitamente questa sala, i colleghi dell'Ospedale Pugliese Ciaccio, Mucchero e Cimino per aver organizzato un altro evento nella giornata di domani, e tutti voi ovviamente per essere intervenuti. Il 29 giugno è una giornata molto importante per i pazienti e i medici che si occupano di sclerodermia. È la giornata mondiale della sclerosi sistemica e nello stesso momento in cui noi parliamo, in tutto il mondo medici e pazienti dedicano un po' del loro tempo a sensibilizzare, informare e discutere di questa patologia. La sclerosi sistemica è importante, che in Italia colpisce circa 34 persone ogni 100.000, con una netta predominanza nel sesso femminile, e in Calabria questi numeri sembrano essere addirittura superiori. La sclerosi sistemica è una patologia molto complessa che richiede dei percorsi di cura dedicati e la disponibilità di centri con elevata specializzazione. Spesso tuttavia questo processo è reso molto difficile da dei grossi ostacoli burocratici e dalla miopia di chi ci amministra. Nonostante le molte difficoltà, tuttavia un primo importante passo è stato recentemente ottenuto, quello del riconoscimento della malattia come malattia rara, con tutta una serie di benefici per il paziente che ne conseguono. Ora, prima di proseguire, vorrei invitare qui a parlare la signora Angela Cardamone, in qualità di delegata regionale dell'Associazione della Lega Italiana Sclerosi Sistemica, per dire due parole sull'associazione, e poi a seguire il signor Antonio Lia, un storico paziente che vorrà parlare della sua esperienza. Grazie. Buonasera a tutti, tanti di voi già mi conoscono. Io sono Angela Cardamone, oltre ad essere un paziente dell'ospedale e quindi dell'azienda Pugliese Ciaccio, faccio parte di quello che è l'associazione Lega Italiana Sclerosi Sistemica. Abbiamo voluto fortemente creare questa associazione in Regione Calabria perché i pazienti affetti appunto da sclerodermia non erano, diciamo, rappresentati su quello che è il nostro territorio. Abbiamo fatto un po' di fatica inizialmente, come tutte le cose, però con tenacia e con impegno e dedizione siamo riusciti a creare questa associazione.
Emanuele Aloise è il nostro presidente nazionale sul territorio italiano, è a Milano e da lì ci ha aiutato e ci aiuta tutti i giorni per far sì che la Lega Sclerosi Sistemica Italiana in Calabria vada avanti. Io ringrazio i medici qua seduti per la disponibilità e per averci dato la possibilità appunto di farvi delle domande che spesso, ahimè, i pazienti in corsia non riescono a fare, perché abbiamo sempre medici un po' tra virgolette distratti, ma nel senso magari presi da tantissimi pazienti, ma non perché non ci vogliono curare o perché non ci vogliono bene. Io dal 2001 che ho iniziato ad avere, diciamo, i primi sintomi di sclerodermia, però ecco, poi farò le domande come paziente. In questo momento il mio intervento è quello di riunire le forze, di creare sinergia tra di noi innanzitutto come pazienti e poi di creare sinergia con i medici, perché noi non abbiamo di fronte persone che, diciamo, non ci vogliono bene, perché a volte io mi ritrovo in corsia dicendo ma il dottore, o comunque io non sono, ma però ecco, non è così, è che c'è la regione Calabria a fatica, ha una sanità veramente, passate il termine, pesante, forse è un po' complicata. Ecco, noi abbiamo partecipato a dei tavoli tecnici in regione, a fatica siamo riusciti magari ad avere inizialmente un primo colloquio per averne poi un secondo, ma non demordiamo sicuramente, quindi il mio augurio è che da questo sarà il primo incontro in Regione Calabria per la sclerodermia, quindi questo è un traguardo importante per tutti noi, un traguardo importante per noi pazienti, ma penso che sia un traguardo importante anche per chi, come dottori, professionisti che studiano la nostra patologia, possono aiutarci. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Antonio Lia. È un grande piacere per me essere qua oggi. Questa giornata io la penso da 16 anni, da quando mi hanno scoperto la sclerodermia. Anche se il mio calvario è stato anni prima, però ancora non si sapeva che cos'era. Devo dire grazie prima di tutto ai medici che oggi ci danno questa opportunità di fare delle domande e che ci ospitano. Inoltre un grazie particolare va alla Lega Italiana, che io appena ho saputo che c'è questa Lega a Milano che tutela i diritti dei pazienti, l'ho abbracciata con tanto piacere. E oggi sono qui a portare la mia esperienza di malattia, come l'ho vissuta, come la vivo, come l'ho scoperta. Io l'ho scoperta nel 1999, era un mese di dicembre, mi si sono addormentate queste tre dita. Non ho capito un primo momento, li ho scuotato un po' e poi è andato via. Però man mano che passavano i mesi, andavo peggiorando, sempre dolore di più, al polso, al braccio, la notte delle fitte fortissime che mi svegliavano. Mi sono rivolto al mio medico di famiglia, purtroppo poverino, no, poverino nel senso che lui non conosceva neanche questa malattia. Dice, non so che cos'è, mi ha mandato da alcuni specialisti, però non erano gli specialisti giusti. Praticamente mi ha mandato dall'angiologo, per la circolazione, perché le mani diventavano nere, gialle, viola, bianche, rosse. L'angiologa mi cura per 3 mesi, non abbiamo risolto nulla e mi manda dall'ortopedico, perché secondo lei era una questione di ortopedico. L'ortopedico mi visita, mi guarda il polso, io avevo forte dolore, a volte non potevo guidare nemmeno la macchina. Mi fa, guarda, secondo me questo è un tunnel carpale. Dice, io ti opero subito, però è meglio fare un'elettromiografia. Fatta l'elettromiografia, era negativo. Praticamente non era questa. Gli anni passavano, perché poi, faccio più breve, era il 2002. Il 2002 io non riuscivo nemmeno a fare le scale, che mi stancavo.
vado dal mio medico di nuovo, lui intanto avevo fatto un sacco di accertamenti a livello venoso, il sangue e tutte queste cose qua, però non, senza risultati, tutto negativo. Dico, dottore, facciamo un elettrocardiogramma, perché io mi affatico troppo. Faccio l'elettrocardiogramma e non lo so, forse era stato il momento per scoprire la malattia, perché il cardiologo forse conosceva bene questa malattia. Mi guarda in faccia e mi fa, ma tu hai fotografie vecchie da confrontarle con il viso che hai oggi? Dico, sì. Sì, perché a me mi sembra che tu hai una sclerodermia. Me l'ha scoperto il cardiologo. Dico, non so che cosa sia questa sclerodermia. Guarda, ti consiglio, vai da un reumatologo, vai dal tuo medico, ti fai fare una visita al reumatologo. A Catanzaro c'è un bravo reumatologo, il dottor Ceravolo. Ti ho fatto una visita al dottor Ceravolo e vedi che cos'è. La prima visita l'ho avuta, dovevo aspettare 6 mesi, non lo so come è successo, ma mi hanno prenotato entro un mese poi, perché forse qualcuno si è ritirato. Il dottore, appena mi ha visto, ha constatato che io avevo una sclerodermia abbastanza avanzata, anche perché il mio corpo e la mia pelle era diventata tutta piena di solchi, non riuscivo nemmeno a fare la barba più. Praticamente mi ha spiegato che cos'è un po' di questo tipo di malattia, cioè dobbiamo fare vari accertamenti prima dei vari esami e poi dovrai fare un ciclo di terapia qui in ospedale, perché l'infusione viene fatta tramite una pompa e dobbiamo avere un deospide, però facciamo prima tutti gli accertamenti dovuti per vedere la malattia a che punto è arrivata, e così è iniziato, ecco, il mio calvario, diciamo, chiamiamo calvario, però con piacere lo affronto tutti i giorni, perché ormai ce l'abbiamo la malattia, lo sappiamo che non si guarisce attualmente, perché non ci sono farmaci che ci possano guarire, però attraverso il farmaco che stiamo facendo in ospedale la manteniamo molto, la rallentiamo, perché io ho avuto benefici una volta iniziata la terapia. Tutti quei solchi sulla pelle che mi si erano fatti, il viso, sono spariti. Ecco. E la pelle più morbida non si riusciva nemmeno a prenderla, la pelle. Io adesso un po' la riesco a prenderla sulle mani. E così vivo giornalmente questa malattia. E noi siamo qui oggi perché? Perché è importante la prevenzione. Perché molte persone, e principalmente io dico che forse i primi a conoscere questa malattia dovrebbero essere i medici di famiglia, si dovrebbero aggiornare questa malattia. Perché se il primo impatto dell'ammalato è il medico di famiglia, l'ammalato si rivolge al medico di famiglia, però se il medico di famiglia non conosce questa malattia, ci mandano a destra e a sinistra, ci faranno fare un sacco di visite, però noi rimarremo sempre in quel modo. Però poi quando la malattia viene scoperta, ahimè, purtroppo si poteva bloccare prima, però i danni che sono stati fatti rimangono. Io mi auguro che con le ricerche scopriranno qualcosa di nuovo, perché si può bloccare questa malattia, non dico guarire, ma almeno bloccarla per non farla andare avanti. E con grazie a tutti voi che siete qua e che oggi ci potete illuminare di più per quanto riguarda le domande che faremo. Grazie. Ringrazio la signora Cardamone e il signor Lia. Sono contentissimo di vedere che finalmente è arrivato il mio amico ritardatario, il dottor Olivo, così almeno risparmierò un 50% di voce. E come sapete, questa malattia è una malattia multisistemica, e quindi è più che in altre è fondamentale la collaborazione tra diverse figure specialistiche. Per questo motivo vi presento i miei compagni di viaggio, il dottor Olivo, un reumatologo presso l'ASP di Crotone, e il dottor Francesco Spagnolo,
pneumologo, la dottoressa Cassandra Nicolosi, che è una podologa, e infine il dottor Domenico Aiello, che è un odontoiatra specialista in ortodonzia. Giusto? Ortodonzia. Ortognatodonzia, che ti pigge pure da pronto. Quindi io direi che possiamo, aperto il microfono, quindi possiamo iniziare con questa diciamo discussione interattiva, con queste domande da parte vostra. Inizierei dal ritardatario, così lo puniamo. Quindi se avete domande da rivolgere al reumatologo, al dottor Olivo, fate pure, chiaramente con ordine. Vediamo. Scusate il ritardo, ma non è di pensare a me, ma dall'aereo sto venendo da fuori, è stato ritardo l'aereo. Grazie. Buonasera, sono Mancusa Adriana, ho la sclerodermia sistemica dal 2010. Da un anno a questa parte sembra che questa malattia stia facendo i capricci, perché ho avuto problemi, non potevo ingoiare, e ho fatto la gastroscopia e mi hanno diagnosticato il Barrett. Adesso avevo problemi pure con l'intestino, non potevo andare in bagno, e ho fatto la colonoscopia. La dottoressa D'Amico mi ha fatto la colono e purtroppo non è potuta entrare dentro perché il colono e l'intestino è indurito. E ho dovuto fare al ciaccio una colon tac virtuale. Però sto aspettando l'esito, quindi non so che cosa dire, se è la sclerodermia, non lo so. Sì, sono complicanze, diciamo, della malattia queste, che nel tempo purtroppo, nonostante i trattamenti migliorano molto i sintomi, ma purtroppo ancora non c'è un trattamento vero che cura la sclerosi sistemica progressiva. Diciamo, rallentiamo l'evoluzione della malattia, già il fatto che lei sono, diciamo, dal 2010, quindi sono 8 anni che ha la malattia, ha ritardato già tanto, e speriamo che con la ricerca, con il tempo, vengano delle soluzioni più definitive. Quindi diciamo che la sclerodermia può intaccare anche questi organi? Sì, può intaccare sia l'intestino che... più apparati, si chiama sclerosi sistemica progressiva. Le lesioni che noi vediamo sulla cute, quando la malattia va avanti, specialmente se non è trattata, si verificano in diversi organi, a livello intestinale, a livello polmonare, a livello renale, delle volte insorgono in maniera proprio esplosiva, ci sono delle crisi, diciamo, renali di questa malattia che... Infatti io mi sono accorta perché ho parlato con il mio dottore Buranchi, il dottore Guerra, che non riuscivo a ingoiare, avevo una salivazione abbastanza, avevo troppo dolori, non riuscivo proprio a ingoiare, sembrava che qui alla gola avevo un pizzo di pane. Allora lui ha detto facciamo la gastroscopia, speriamo che non è quello che penso io. E poi purtroppo quindi... Volevo aggiungere una cosa. Allora, il problema è anche questo. L'esofago di Barrett è una complicanza di un reflusso gastroesofageo di lungo corso. Ora, il coinvolgimento esofageo nella sclerosi sistemica è una cosa estremamente diffusa. È chiaro che la maggior parte delle persone hanno per un lungo periodo di tempo un coinvolgimento lieve, un reflusso gastroesofageo che nulla, diciamo, ha di diverso dalla patologia più comune che hanno tantissime persone. Per cui il problema è che a volte questo sintomo viene sottovalutato, perché è un sintomo, diciamo, lamentato da una grandissima parte di persone nella popolazione generale. Solo che nella sclerosi sistemica ha un significato più importante, un significato prognostico. E quindi la cosa importante è che questo tipo di coinvolgimento d'organo, quello esofageo che è il più frequente, ma anche quello intestinale è meno frequente ma potenzialmente anche più grave,
vengano intercettati prima di arrivare ad avere l'esofago di Barrett, perché l'esofago di Barrett purtroppo è una lesione che non è reversibile, o quantomeno reversibile con tecniche chirurgiche che comunque insomma vanno ponderate con molta attenzione. Per cui per chi, lo dico principalmente per le altre persone, la signora diciamo è stata sfortunata se vogliamo, ma sicuramente verrà gestita, perché comunque esistono le medicine in grado di migliorare la sintomatologia. Per le altre persone è importante un monitoraggio periodico di alcuni esami, si va dalla gastroscopia, che però non ci consente di studiare la motilità dell'esofago, ci consente di studiare o la presenza di stenosi, ci consente di studiare la mucosa, però ci sono altri esami che invece per esempio possono dirci se ci sono alterazioni della motilità, quindi delle lesioni molto più precoci come la radiografia dell'esofago, con la radiografia con contrasto, ovviamente con gastrografi, oppure la manometria esofagea, che sicuramente è un esame un po' più fastidioso, però molto molto informativo. Grazie. Sì. Scusate, prendo parola io perché è stato detto appunto che c'è questa difficoltà di deglutizione che si è presentata in questo caso. Guardate, purtroppo la deglutizione salivare in questa patologia, innanzitutto volevo ringraziarvi per questo appunto dall'organizzatore, il dottor Orsini, che avete voluto fortemente la presenza di un autoriatra per chiarire i vostri dubbi. Vi ringrazio fortemente e non vi nego che mi sono documentato molto sulla vostra patologia, perché a me, non essendo così frequente in studio, si vede abbastanza raramente. Quello che volevo dirvi è che nel 70% dei casi è presente questa riduzione di salivazione, in quanto praticamente c'è un'alterazione di quella che è la funzione degli angoli salivari con riduzione del flusso salivare, e quindi questo comporta questa difficoltà di deglutizione importante. Quello che il mio consiglio in quanto contoiatra, che può essere anche banale, però quando c'è una riduzione al flusso salivare è quello che innanzitutto bisogna agire con una dieta molto ricca d'acqua, quindi frutti contenenti molta acqua, molte verdure, bere molto, perché purtroppo avendo questa limitazione della funzionalità delle cellule e delle ghiandole, noi non riusciamo a produrre abbastanza saliva e quindi la dobbiamo portare da fuori, insomma. E l'altra cosa è che esistono comunque anche dei sostituti salivari che possono essere adoperati quando c'è un problema, diciamo, acuto. Oltre al fatto che c'è anche una terapia di tipo farmacologica in questo senso, con la pilocarpina sale, che può essere utilizzata, poi questa discrezione dei medici che vedo io e altri, però per fare fronte a questa problematica questi sono i consigli che mi sento di dire. Allora, salve, sono Lucia e sono malata di sclerodermia dal 2008. Io volevo chiedergli una cosa, collegandomi al discorso del dottor Orsini. Per quanto riguarda la problematica intestinale, a me è successo, come la signora ha detto poc'anzi, gravi problemi intestinali e successivamente problemi all'esofago legato al discorso della deglutizione e anche di un'esofagite abbastanza grave, da portarmi di notte ad avere anche dei quadri di acido, solo acido, non. Ho iniziato delle terapie e sono stata anche ricoverata fuori, perché il problema principale appunto era sia la stitichezza diciamo quotidiana, giornaliera, che non mi lascia mai, anche con trattamenti di Movicol tutti i giorni, e sia la problematica di deglutire. Purtroppo facendo varie gastroscopie c'è questo restringimento dell'esofago che appunto mi provoca questo problema della deglutizione. Sono stata ricoverata a Pavia per cercare di poter rimediare a questo, perché avevo saputo che era possibile anche fare un bypass
gastrico per quanto riguarda questa problematica. Lì mi hanno detto che nel mio caso, che il tessuto era molto cicatrizzato, dove c'era questo restringimento dell'esofago, diciamo c'era un po' il rischio di farlo. Io la mia domanda è, già che questa è una patologia che comunque va avanti, nel momento in cui veramente poi si arriva ad un limite dove purtroppo ti alimenti prendendo degli alimenti fluidi, semifluidi, liquidi, se c'è la possibilità che questo bypass possa funzionare e quali sono i centri dove ci possiamo anche rivolgere. Grazie. Questo intanto è un problema chirurgico, diciamo, più che altro, però la cosa molto importante è anche in assenza di sintomi o con sintomi di fare un trattamento molto precoce, sia per la prevenzione della mobilità intestinale, sia degli antiacidi, diciamo questo potrebbe rallentare, però da un punto di vista, diciamo, chirurgico è una valutazione che dovrà fare il chirurgo. Vediamo se ci aggiunge qualcosa. Sì, io rispondo anche perché conosco bene la signora. Allora, il discorso è questo, è chiaro che esistono opzioni chirurgiche come il bypass gastrico però è un intervento che di per sé non è una passeggiata, è un intervento piuttosto complesso, soprattutto se questi organi sono ammalati. È chiaro che rimane un'opzione chirurgica fattibile, a gradi di severità estremi di malattia, rimane comunque una scelta del chirurgo più o meno temerario di operare. Il chirurgo conservativo dirà: guarda, è troppo rischioso, la PEG è, non so se avete presente che cos'è la PEG. La PEG, per chi non lo sapesse, è la nutrizione enterale, cioè attraverso una piccola stomia nello stomaco che viene aperta attraverso un intervento fatto per via endoscopica, si provvede a un'alimentazione enterale, quindi che mima quella naturale, perché fondamentalmente bypassa soltanto la parte alta del nostro apparato digerente, mentre le funzioni digestive vengono svolte dal nostro corpo. È chiaro che la PEG rappresenta un'opzione laddove non funziona l'esofago, non funziona lo stomaco, ma invece funziona tutto il resto, cosa che in questa malattia non è necessariamente scontato. Quindi per tornare al discorso di prima, è chiaro che l'opzione chirurgica, per esempio la dilatazione pneumatica laddove ci sono delle stenosi, quindi attraverso l'endoscopio si possono inserire degli strumenti che consentono di dilatare queste stenosi, o il bypass, rimangono delle opzioni terapeutiche nell'alveo decisionale del chirurgo digerente. Fermo restando che fortunatamente, sebbene il coinvolgimento gastroenterico sia estremamente frequente, le persone che arrivano a non potersi alimentare sono una minoranza. È chiaro che spesso il prezzo da pagare è fare delle terapie mediche che sono sovramassimali. Per esempio in questa malattia si utilizzano con una certa frequenza e con una certa nonchalance, anche perché la malattia lo richiede, dei dosaggi di inibitori di pompa, cioè i classici gastroprotettori, che sono di gran lunga superiori, anche il doppio di quello che è considerato il dosaggio massimo nelle persone che non hanno questa malattia. A questi ci si aggiunge frequentemente dei farmaci procinetici come il domperidone o anche farmaci più potenti che sono di prescrizione limitata soltanto a dei centri di gastroenterologia dedicati. Insomma, tra mille fatiche quasi sempre si riesce a garantire una certa alimentazione. È chiaro che poi l'ultima opzione è quella della nutrizione parenterale, che chiaramente rimane come ultima cosa dopo la sconfitta di tutte le altre opzioni. Però voglio dire, tendenzialmente quando il paziente riesce comunque a alimentarsi è difficile pensare che qualcuno ci metterà mano.
cioè la decisione chirurgica si basa sostanzialmente sul fatto non di una fatica, di una difficoltà, di un disturbo, ma più che altro di un'impossibilità proprio completa ad alimentarsi. Intanto, come ho detto prima, la prevenzione, cioè io comincio a trattare con antiacidi, con farmaci che migliorano la mobilità, altri farmaci che migliorano l'evacuazione prima, molto prima, cioè non devo aspettare che ci deve essere, bastano delle avvisaglie, diciamo, che nei vari centri, e si comincia già con questo trattamento per farlo anche, in modo che non arrivare, perché alla fine, anche da un punto di vista chirurgico, cioè la malattia, come diceva, è una malattia sistemica, sia una sclerosi, per cui anche tutti i tessuti a lavorarci, a farci molto difficile, una cicatrizzazione di uno sclerodermico non è come la cicatrizzazione di un soggetto normale. Di conseguenza tutte le, i chirurghi si battono, cioè ci pensano 10 volte prima di fare qualcosa, se non proprio che o digiuno o facciamo un trattamento. Grazie. Allora, una che voglio rivolgere alla dottoressa è la questione delle unghie, almeno per quanto mi riguarda. Ho problemi alle unghie perché si sfaldano, si alzano dal letto ungueale, cadono e ahimè, ho il problema, come tutte le donne che vorrebbero le unghie perfette, purtroppo non lo posso fare perché mi viene detto che non si può nemmeno utilizzare smalti o roba varia. Volevo sapere se, che cosa posso fare perché queste unghie non cadono. E poi un'altra cosa, volevo sapere se l'allogevalgo può essere legato anche a questa malattia, perché io prima non ce l'avevo, però poi è venuto fuori, non so se... Allora, buonasera innanzitutto. Grazie. Per quanto riguarda le unghie, ora, le unghie che si sfaldano, sicuramente il problema legato al microcircolo influisce tantissimo sulla rigenerazione proprio dell'unghia. Oltre a questo potrebbe influire un eventuale eccessivo carico nell'area delle unghie del piede in camminata o in posizione statica. Quindi in linea generale, se vi è un sovraccarico, non solo vi è la formazione di callosità, vengono un attimino a risentirne anche le unghie, che sono parti del piede. Delle mani più che altro. Lei parla delle unghie, quindi sì. delle mani. Delle mani, anche dei piedi adesso, cominciano okay. Adesso, però più che altro quelle delle mani. Io, anche in quanto podologa, la sindrome di Raynaud. Certo. Io in quanto podologa mi focalizzo sul piede, poi penso che per quanto riguardi la mano sia legato al microcircolo, ma su questo magari approfondiranno i colleghi. Per quanto riguarda l'allucevalgo invece, per l'allucevalgo di base c'è una predisposizione anatomica del piede in generale che predispone appunto all'allucevalgo. Ovviamente è un fenomeno infiammatorio, magari va ad accelerare quel processo e soprattutto si rientra sempre nel discorso dei carichi. Ora, carichi errati possono accelerare il decorso dell'allucevalgo e soprattutto io, una volta che l'allucevalgo è presente, mi più che altro focalizzerei sugli effetti secondari, perché nel momento in cui, poiché l'alluce svolge una funzione fondamentale nel passo, soprattutto che è la fase di spinta, nell'allucevalgo viene a mancare questa, diciamo, funzione dell'alluce, la spinta la si dà con la seconda falange, col secondo metatarso. Quindi mi focalizzerei più che altro sulla presenza di eventuali aree di iperkeratosi che si vanno a formare per errati carichi che si hanno sul piede.
perché come sapete da una semplice iperkeratosi, quindi un callo, se non trattato tempestivamente si può andare incontro a una lesione e poi ad un'ulcera. Quindi la luce valgo, una volta che si è consolidato, non si può fare nulla, ecco, si può sicuramente ritardare il decorso, ok? Però io mi focalizzerei su carichi generali complessivi del piede. Cercherei. Quindi che cosa dovrei fare? Sarebbe utile ad esempio capire quindi come sono distribuiti i carichi, ad esempio effettuare un esame baropodometrico, che è un esame attraverso una pedana, vengono stabiliti attraverso questa pedana con dei sensori, si capisce là dove sono i carichi del piede, sia in statica che durante la camminata, e eventualmente utilizzare delle calzature idonee o degli ausili come dei plantari che vanno a distribuire in maniera omogenea il carico, quindi semplicemente approfondire a livello di pressioni plantari. Sì, io volevo dire una cosa, signora. Onestamente non saprei dire per quanto riguarda la patologia dell'unghia, credo sia un aspetto che solo un buon dermatologo potrebbe aiutare. Infatti tra di voi manca è una cosa che secondo me nutrizionista e dermatologo ci dovevano essere. Però signora, non tutti sono disposti a perdere il loro venerdì pomeriggio. Le dico, però sinceramente questo grossissimo problema, se la cute intorno diciamo non è particolarmente malato, se non ci sono ulcerazioni del diciamo, no, io ho le ulcere. Sì, però dico, se nella zona per in cui ha non ci sono ulcerazioni, io ho grossissimi problemi a preservare l'aspetto molto estetico, molto importante in una donna, mettendo uno smalto particolarmente gentile. Io sinceramente questa controindicazione assoluta non ce la vedo. Magari mi sbaglio, però andando per logica, insomma, ritengo che fare poi un po' troppo terrorismo su delle cose che per una donna sono importanti, cioè noi dobbiamo ricordarci la malattia, e la malattia dobbiamo evitare tutto quello che fa male. Però la persona deve essere anche una persona felice, deve cercare di fare una vita più gratificante e simile a quella di una persona normale. Io a volte ai miei pazienti di altra natura non me la sento, sì, lo devo fare, però se mi dice continuo a fumarmi una sigaretta al giorno, una persona ottantenne che ci ha fumato per 50 anni, io gli dico dovresti smettere, però nel mio cuore penso, ma una sigaretta, questa persona che gli dà quella serenità invece di stare tutto nervoso tutto il giorno, da me cancellate queste cose, ovviamente scherzo, però chiaramente bisogna sempre ponderare se una cosa diciamo relativamente innocua come potrebbe essere questa, analizzato poi diciamo tutto il contesto, secondo me lo smalto garbato delicato eccetera se lo mette a punto. Questo solo prima di fare la videocapillaroscopia una settimana o due settimane prima. Solo prima di fare la videocapillaroscopia, ma il gel, no, posso brevemente aggiungere un'altra domanda. Quindi a livello di chirurgia per esempio estetica, se una si vuole vedere migliorata perché cioè, si ha le labbra si assottigliano, cose del genere, una dico lo può fare? Ci sono dei centri per la verità pochi, però io dico è anche giusto, perché per trattare certe patologie e ci vuole un expertise, cioè una persona che concentri l'esperienza di tanti pazienti. C'ho dei centri che sono dedicati di chirurgia plastica, che hanno una particolare predilezione per l'aspetto estetico e funzionale, perché un labbro diciamo più turgido, più bello, non è soltanto un labbro più bello, ma a volte anche una bocca che lavora meglio. E quindi ci sono dei centri, se il dottor Aiello in qualche modo poi vuole aggiungere qualcosa, ci sono dei centri che fanno per esempio il lipofilling piuttosto degli altri piccoli interventi che servono magari per allargare un pochino la rima orale ristretta, cioè c'è la possibilità di fare dei piccoli interventi che da una parte garantiscono
una resa estetica e dall'altra a volte anche un risvolto funzionale, cioè di capacità di funzionamento. Volevi aggiungere qualcosa sulla rimorale? No, fondamentalmente sì, cioè l'importante è che visto la, come ho detto prima, la guarigione dei tessuti, un paziente con la sclerosi sistemica diventa molto più lento e diciamo non conforme a quella che è una guarigione corretta, bisogna essere anche a livello del caporale il meno invasivi possibili. Certo, un lipofilling piuttosto che l'acido ialuronico non credo che comportino grossi problemi, però chiaramente magari andare a rifarci, a rifarsi gli zigomi, quello può essere magari più dipende. Chiaramente ci sono dei centri che ne sanno quale più chirurgia estetica in senso stretto, estetica di un certo livello, però su questo è importante centri che abbiano esperienza, perché la cute dello sclerodermico è una cute sofferenza, è una cute più fragile, si infetta di più, perde gli annessi, perde tutte le strutture che diciamo che la mantengono, e anche la vascolarizzazione di sotto si riduce, per cui ogni intervento va fatto da chi ha esperienza, da chi sa che se fa qualcosa conosce tutto della pelle. Questo è importantissimo, se no ci si fanno dei danni, già fanno dei danni nelle persone normali che non hanno nessuno, per cui diciamo stare attenti dove si fa, in centri che hanno provato esperienza in soggetti con questa malattia. Io mi voglio riallacciare un po' a questo discorso, perché penso che al tavolo, oltre ad esserci il dermatologo, ci doveva essere un ginecologo e uno psicologo, perché a volte queste malattie, oltre ad averle sulla pelle, alcune persone le vivono con la mente. Quindi ecco, io capisco che una persona magari come Stefania o come la signora Rita, o persone che comunque hanno un animo o un carattere un po' più debole, si possono innescare questi meccanismi del problema delle unghie, o del problema dello zigomo, piuttosto che delle labbra più sottili o di qualche ruga in più. Io dico sempre a loro in ospedale, dico, non dovete mai ammalarvi la mente, che cosa vuoi che sia una ruga in più? E questo lo ripeto anche oggi davanti a voi, perché io penso che nessun intervento di liposuzione o di labbra o di zigomi possa poi guarire quello che è effettivamente la parte interiore di ognuno di noi, la sofferenza che ognuno di noi vive in modo diverso, perché la sclerodermia non è uguale per tutti. Io voglio portare un messaggio positivo, dottor Rossini l'abbiamo visto già in regione, io c'ero quel giorno a questo incontro. Io nel 2000 ho avuto la prima figlia, che è seduta lì giù in fondo, quindi fra poco fa 18 anni, fra un mese. A distanza di un anno dal parto ho avuto un'ischemia. Non ero qui in Calabria, ma ero in regione Lombardia, dove all'epoca nel 2000 si parlava il top della Lombardia, della sanità. E quindi io voglio lanciare un messaggio positivo, perché è vero, forse non era il mio momento, ma io ne sono uscita viva da quella ischemia. Dopo 2 anni ho avuto un'altra gravidanza, mia figlia giù in fondo con la camicia azzurra, e quindi ecco la piccola. E quindi dico, bene. Da lì, dal primo parto naturale, al secondo ho avuto il cesareo, non si è capito perché, ho fatto le papaline durante la gravidanza, avevo questi valori sballati, avevo positività all'ana, ma nessuno riusciva a capire, nessuno mai mi ha detto fai una capillaroscopia, era così semplice farla all'epoca. Quindi ecco, da lì, dopo il parto, io ho avuto una paralisi al sesto nervo dell'occhio, dove non mi hanno curato in Lombardia, questo che sia ben chiaro. Io sono stata curata qua in regione Calabria, perché io sono scesa in Calabria perché avevo la mia famiglia, e con una bambina di un mese e una di 4 anni non potevo stare in Lombardia da sola, e quindi sono scesa qui, dove ho trovato un'equipe medica. All'epoca c'era il Mater Domini, adesso è spostato tutto a Germaneto, un'equipe medica che è stata elogiata dalla regione Lombardia. Quindi non facciamo passare i messaggi che bisogna partire per forza, assolutissimamente no, non è così che funziona quello che è, perché bisogna dare merito ai nostri medici che oggi sono seduti qua, ma che lavorano negli ospedali. Quindi questo bisogna dare solamente grazie. E quindi questa è la mia testimonianza. Poi io
è vero, sono un carattere forte, non demordo, vado avanti, faccio mille cose nella vita, per me la sclerodermia non esiste, e non esiste veramente, perché per me è un contorno. Io so che ho un appuntamento in ospedale una volta a settimana all'inizio, una volta ogni 10 giorni nel periodo successivo. Adesso sono in gravidanza, sono al 4° mese di una terza bambina, quindi questa bambina si chiamerà Fatima, perché per me è un dono di Dio, per quando la volevo non sono rimasta incinta, sono rimasta incinta adesso, e quindi ho fatto terapia durante la gravidanza, non lo sapevo, ma io penso che Dio è grande, quindi non dovete mai perdere la fiducia. Giù in fondo con la camicia azzurra, mia figlia la piccola, 14enne, si dice sempre: non c'è familiarità, non è ereditaria, no, niente, non c'era niente. Io per scrupolo ho fatto fare delle capillaroscopie un po' di anni fa, quando ho iniziato questo percorso, ed erano entrambe negative per tutte e due le sorelle. Un anno e mezzo fa Greta ha iniziato ad avere le mani fredde, ha iniziato ad avere i primi campanelli di allarme, che a me sembravano dolori del freddo oppure dell'influenza, mi fanno male gli acciacchi, non so, di qualsiasi tipologia di cosa. Io subito a quel campanello d'allarme ho fatto, chiamato in ospedale Catanzaro la dottoressa Cirillo, gli ha fatto fare una capillaroscopia, siamo state ricoverate e Greta ha il fenomeno di Renault in atto. Quindi io penso che una prevenzione è giusto, quindi la giornata di domani è giusta. Bisogna capire che ci sono pazienti piccoli, come può essere mia figlia, possono essere i figli di qualsiasi altre persone, e quindi i messaggi devono essere positivi per questi ragazzi, loro hanno la vita. Noi, bene o male, signori, permettetemi, che la vita ci continua ancora, però comunque ci sono bambini piccoli veramente nelle strutture, quindi non facciamo passare il messaggio dell'unghie smaltate o delle labbra o di una ruga in più. Non demordete, non dovete mai chiedo scusa, quindi vi chiedevo se anche voi pensate che la familiarità non esiste oppure è un rum casolare. Allora, io mi volevo innanzitutto agganciare a questo intervento per dire che sono parzialmente d'accordo con questa cosa, sono d'accordo con questo grandissimo entusiasmo e questa voglia di vivere, questa voglia di combattere la malattia, perché è il modo giusto per affrontare una malattia cronica, perché noi non ci scrolleremo mai di dosso questa malattia. Quindi nel momento in cui questa diagnosi viene fatta, così come tutte le diagnosi di patologie croniche, ovviamente ce ne sono alcune più gravi, alcune meno gravi, però vi assicuro che per il singolo paziente comunque la diagnosi di malattia cronica è una botta, è una bella diciamo, una ripercussione psicologica. Però superato quel momento di smarrimento che la persona può avere all'inizio, poi deve combattere, perché l'estate sono fondamentalmente per combattere o arrendersi, vivere una vita infelice, triste, diciamo sempre sul filo della depressione, oppure no. Però ricordiamoci che concorre allo stato di benessere ci stanno tante cose, e per molte donne può essere cruciale avere un aspetto fisico in cui riconoscersi, perché altrimenti questo può esitare uno stato di depressione. Quando subentra la depressione è una patologia, è una cosa che va trattata, non si può scacciare via con lo schiocco delle dita. Per cui bisogna ponderare nel singolo caso se una diciamo, ripercussione estetica grave, che a volte può capitare oggettivamente quando si ha questa malattia, cagiona un peggioramento grave dello stato dell'umore. Allora in quel caso, se uno psichiatra, comunque un esperto, riconosce che questa è la genesi diciamo, più importante di quel calo dell'umore, certamente l'intervento estetico può avere una finalità terapeutica importante. Per rispondere invece alla domanda sulla familiarità, non è questione di crederci o meno, la medicina, quella vera, si basa su dei dati, e sono i dati scientifici, che al di là di poi non esiste nulla, tutto il resto sono fesserie, l'omeopatia, tutte quelle medicine non convenzionali, porcherie che servono per ingannare la gente. La medicina vera dice questo, ci sono dei grossi studi, delle grosse corti,
che hanno dimostrato sostanzialmente che non vi è una grossa familiarità nella sclerodermia, vi è piuttosto una familiarità, una tendenza all'aggregazione familiare di malattie autoimmuni, per cui non è infrequente che una persona che ha la sclerodermia può avere un familiare affetto da una malattia indifferenziata, un altro affetto da lupus e via dicendo, però dire che c'è una grossa familiarità per la sclerodermia non è supportato da dei dati scientifici. Diverso è il discorso del fenomeno di Raynaud. Il fenomeno di Raynaud è una cosa molto frequente anche in età giovanile. Fortunatamente la maggior parte dei casi sono fenomeni di Raynaud primitivi, quindi rappresentano soltanto una tendenza a una reattività spiccata della parete nasale, ma molto importante lo screening capillaroscopico nel fenomeno di Raynaud. Cioè, laddove una ragazzina come sua figlia ha un fenomeno di Raynaud chiaro, è necessario, a prescindere se ha la familiarità o meno, eseguire una capillaroscopia per cogliere magari delle iniziali alterazioni che indirizzano verso uno scleroderma pattern, o fare eventualmente anche gli anticorpi, il dosaggio di anticorpi attivo. Questo chiaramente un atteggiamento che poi dovrà essere un follow up, che dovrà essere protratto per alcuni anni, anche perché di norma l'intervallo tra l'esordio del fenomeno di Raynaud e l'esordio della sclerodermia non è poi lunghissimo, 2, 3, 5 anni, dopodiché da una parte tende a migliorare il fenomeno di Raynaud, dall'altro questo spettro si allontana sempre di più, per cui se è una cosa tutto sommato stabile o in miglioramento si può anche rallentare con la frequenza del dolore. Però stare con io penso che le mamme debbano infondere sicurezza, per cui fa essere decisive nei controlli, nel suggerire controlli eccetera, però non stare proprio troppo con la preoccupazione della sclerosi sistemica, perché i numeri sono dalla nostra parte, cioè che non succederà proprio nulla. Buonasera, allora io sono qui in rappresentanza di questo amico che mi ha invitato a parlare, per fare due domande semplici. Sono rappresentante appunto dei malati di Reni e so della incidenza della sclerodermia dei malati di Reni, quindi chiedevo, oltre al dato che ha dato lei, dottor Ussini, 34 per ogni 100.000 abitanti, qual è l'incidenza e come si manifesta la malattia renale agli esordi, perché così possiamo fare un intervento anche come ANED. E una seconda domanda: sono familiare in questo caso di una ragazza di 23 anni che ultimamente e frequentemente gli si blocca la mano, si irrigidisce, poi dopo un po' con qualche accompagnamento anche di un psicologico a questo punto, e quindi se c'è correlazione eventualmente con la malattia della scleroderma. Allora, rispondo prima alla seconda domanda perché è più semplice. Io credo che questo non sia, in prima chicca un sintomo che faccia pensare alla sclerosi sistemica, magari piuttosto ad altre malattie reumatologiche, però per buon stato che bisogna sempre valutare clinicamente se ci sono degli elementi in questa direzione. Per quanto riguarda il coinvolgimento renale nella sclerosi sistemica, fortunatamente non è una cosa molto frequente. Nelle grosse casistiche di sclerodermia incide per percentuali basse, parliamo del 5%, 4%, è un fatto che si può prevenire relativamente poco. Sappiamo che uno dei principali fattori di rischio è il trattamento steroideo, cioè tendenzialmente l'utilizzo del cortisone nella sclerosi sistemica favorisce comunque è un fattore di rischio per sviluppare la crisi renale sclerodermica. La crisi renale sclerodermica è quasi sempre un fatto acuto, quindi non è come in altre malattie reumatiche una patologia che inizia in maniera subdola, per esempio con una sindrome nefrosica, una proteinuria ingravescente. No, un fatto acuto è una nefropatia acuta con un'ipertensione molto importante, refrattare alle terapie, con una riduzione improvvisa della diuresi,
per cui è sempre un fatto, voglio dire, che porta il paziente a un'osservazione ospedaliera repentina, perché non è una cosa che si può gestire, che si può gestire in casa dal medico di medicina generale. Per cui in realtà, ripeto, fortunatamente è una complicanza tra le meno frequenti nella malattia, con una risposta discreta alla terapia medica, quindi non è importante averla in mente, questo sì, perché è importante che chi è, in qualche modo è in cura un paziente sclerodermico, dal medico di base e gli altri specialisti, sappiano che nel momento in cui il paziente sclerodermico presenta un'ipertensione arteriosa refrattaria, deve essere immediatamente pensato che può avere una crisi della sclerodermica. Però fortunatamente tra le varie cose è una di quelle che, insomma, almeno da un punto di vista epidemiologico ci preoccupa un po' di me. Buonasera, sono Patrizia. Vi volevo chiedere che rapporto c'è tra sclerodermia e diabete, perché io oltre a soffrire della sclerodermia dalla parte epidemica, soffro anche come diabete, come ulcere, sono la mia ossessione. Per quanto riguarda i polmoni penso che stia bene. Per il diabete che terapia fa? No, normo, però il 2 gennaio ho programmato al campus, perché io sono una paziente del campus, in quanto 4 anni fa ho riscontrato la sclerodermia. Poi sono stata di Pugliese, però ho trovato una persona che non mi ha saputo consigliare, mi ero un pochino demoralizzata. Mia figlia poi mi ha invogliata che mi dovevo curare, se no mi stavo lasciando andare, la pelle era dura, calca pecora, insomma, mi avete capito, incatta pecorita, e quindi io dicevo no, io sto bene, io non ho niente, negavo, non volevo vederla, e a tutti dicevo non ho niente, sto bene, perché le cose ce le avevo, la verità, poi sono venute meno anche fisicamente, perché io avevo una forza da leone, la verità, oggi l'ho riconquistata grazie a voi e vi devo ringraziare pubblicamente, perché con la cura che sto facendo, oltre a quella che è stata prescritta lì al campus, rispondo bene, sono me stessa, sono tornata indietro di 5 anni, mi sento giovane. C'è una varianza a Milano di 300 km a piedi, correrei tutto. I 500 euro che gli diamo all'uscita, la signora. No, lo dico col cuore, ed è vero quello che sento, perché è difficile dire, e vi devo ringraziare a tutti pubblicamente. Grazie a voi. Allora, io volevo rispondere a questa domanda, perché è bella, perché mi interessa parecchio, nel senso che non ci chiederete, ma ogni tanto questa mattina anche dei risvolti positivi. In realtà lei è una delle poche sfortunate, perché ci sono degli studi, uno dei quali io sono il primo autore, insieme che ho fatto con i colleghi di Potenza, quindi sulla casistica sclerodermica di Potenza, potrei lavorare a Potenza, che dimostrano che la prevalenza di diabete nella sclerosistemica è bassa, cioè più bassa della popolazione generale. Quindi chi ha questa malattia, non si sa per quale motivo, tende ad avere meno probabilità di sviluppare questa malattia. Ora, le cause al momento siamo in grado solo di ipotizzarle. Da una parte potrebbe essere la problematica gastrointestinale, dall'altra potrebbe essere un coinvolgimento subclinico del fegato. Questa, diciamo, nel nostro studio, è uno studio che abbiamo fatto con il gruppo di Potenza, è la nostra teoria principale, cioè che ci sia una iniziale fibrosi del fegato. Dovete sapere che il fegato, allora, quando si innesca questa malattia, chiaramente vari distretti possono andare incontro a uno stato di fibrosi, no? di indurimento. Ogni organo però, e ogni distretto, ha una sua capacità di fronteggiare questo fenomeno che è diversa, nel senso che ci sono distretti come il polmone che sono
poco efficienti nel combattere la fibrosi, e questo ce lo dice la storia naturale di alcune malattie che colpiscono il polmone, come la fibrosi polmonare idiopatica, una malattia con decorso molto grave, molto rapido. Mentre ci sono altri organi come il fegato che sono molto bravi a sopportare la fibrosi. Questo ce lo dice invece la storia naturale di una malattia come l'epatite, l'epatopatia cronica da HCV, che da quando io mi infetto poi a sviluppare una cirrosi epatica conclamata passano 30 anni, sempre se mi viene. Quindi la cirrosi epatica altro non è che una fibrosi progressiva del fegato. Ora, ogni organo ha la sua tolleranza. La nostra ipotesi principale è che il fegato vada sì incontro a un processo iniziale di fibrosi, però siccome è molto bravo a combattere questo processo rispetto agli altri organi, non sfocia mai in un'insufficienza epatica grave, perché non c'è il tempo, ci vogliono decenni per sviluppare. E quindi però questo si traduce in una ridotta capacità di produrre glucosio, perché il glucosio da una parte arriva da quello che noi mangiamo, dai carboidrati, dall'altra viene prodotto a partire, quando io sto a digiuno, da delle scorte che sono conservate principalmente nel ferro. Questa è la nostra teoria principale. Cioè, sono andato in dettagli magari tecnici che mi interessano poco, però per dire, tendenzialmente la probabilità di sviluppare il diabete non è, è ridotta rispetto alle altre persone. Ogni tanto ci sta qualcuno un po' più sfortunato, però diciamo nella nostra esperienza il diabete ha un decorso pure più tranquillo. Cioè, noi abbiamo analizzato retrospettivamente più di 200-250 pazienti di sclerodermiche che teoricamente ci aspettavamo per la fascia di età un almeno 30 casi di diabete, di cui secondo, se facciamo il parallelo con, diciamo, il diabete nella popolazione generale, almeno 7-8 dovevano essere trattati con insulina. In realtà noi abbiamo trovato 12 o 13 casi di diabete, quindi molti di meno, nessuno dei quali faceva insulina. Quindi verosimilmente anche il decorso laddove c'è il diabete è un decorso più benigno. Grazie. Inserisco nel discorso perché la signora ha detto che la polmonite polmonare, il dottore spagnolo è sempre considerato, io no, ve lo giuro. Sì, è vero. È uno pneumologo. Sì. Sì, infatti, non ha piatto. Mi scusa, anch'io con la voce, ma sono un problema acuto, il mio è un problema cronico. Dico che la signora ha detto che sta bene la polmonite polmonare, questo mi fa molto piacere perché, come diceva il presidente collega, ci sono delle patologie, questa patologia dal punto di vista polmonare può avere un decorso anche abbastanza veloce, può compromettere il polmone, come diceva giustamente, non è già molto bravo a fronteggiare questo tipo di patologie. Invece la signora è un bel esempio perché ormai ci vediamo da qualche anno, abbiamo fatto diverse volte insieme la spirometria, soprattutto la DNCO per valutare la diffusione del vaso capillare, e in questi anni il quadro funzionale si è mantenuto questo che è invariato, ecco, quindi questo è un grande successo. E poi devo aggiungere il discorso che diciamo, si faceva prima sull'entusiasmo. La signora, anche da questo punto di vista, è sempre venuta a fare la spirometria contenta, lo dico davvero sorpreso, perché mi assicuro che io, essendo il pneumologo, ho contatto con pazienti che magari hanno anche patologie un pochino, diciamo, più lievi, come l'asma, che è una patologia in alcuni casi anche grave, però diciamo, rispetto alla sclerodermia sistemica è una patologia un pochino più lieve, e si approcciano alla patologia sempre con un basso, sempre vivono una patologia, insomma, con questo vittimismo che non l'aiuta affatto. Invece ecco, questo è lo spirito giusto, anche come la signora prima diceva, perché il punto di vista psicologico è davvero importante, ecco. Quindi vi invito tutti a ascoltare con questo spirito. Io volevo chiederle, la sclerodermia, diciamo, è risaputo, penso molti di noi ne soffrono, di questo affaticamento nel respirare, ci si stanca facilmente. Io le volevo chiedere, per chi ha un po' invece di problemi polmonari, se l'attività fisica può aiutare o perlomeno anche limitare
o dare qualche giovamento per chi ha problemi di respirazione o di ipertensione polmonare. Sì, la faccia di gravità con la dispnea sono tra i primi sintomi che compaiono, diciamo, sono la spia di un'interessante polmonare, come diceva lei, giustamente ha nominato l'ipertensione polmonare, perché sono due le problematiche polmonari principali, l'ipertensione che è l'interessamento della barriera ferrocapillare dove vengono gli scambi gastosi, appunto l'ipertensione polmonare. In questi casi io invito a fare una spirometria, come dicevo prima, di LCO, che sono degli esami molto semplici, non sono invasivi, durano pochi minuti, che ci danno un quadro funzionale del polmone, poi ci vanno battuta anche una HRTC per valutare lo stato della patologia. Ecco, molti come lei mi chiedono dell'attività fisica. Io consiglio sempre l'attività fisica. Ovviamente i pazienti in cui la patologia è molto avanzata, un'attività fisica molto alta, però come diceva la signora, fare delle passeggiate, fare un'attività soft dal punto di vista fisico è sempre un bene, perché comunque tenere in allenamento il corpo è sempre una cosa importante. Grazie. Questo è anche per la funzionalità articolare, cioè l'attività fisica non ci deve diventare degli atleti, ma di mobilità del corpo in tutte le malattie reumatiche, nella fase non acuta, non quando io ho l'artrite al polso, gonfio o al ginocchio, ma nella fase in cui la malattia è spenta e fa bene. È come dire che se io ho una ferita sulla pelle, la cucio e ci faccio così, gli faccio del male. Quindi come un'artrite in fase acuta gli faccio del male. Invece nel momento in cui la pelle è guarita e si è formata la cicatrice, la mobilità la salva la pelle, cioè migliora non si forma il pelone. In questo senso l'attività fisica non agonistica nelle malattie reumatiche, per tutte le patologie reumatiche, fa solo bene. Ok, grazie. Allora, io mi chiamo Lisa, sono una paziente con sclerodermia anch'io, sono una paziente del Pugliese. Penso di essere una paziente bambina, anche se è stata diagnosticata molto tardi, perché nel 2011, forse è un periodo mio delicato, ho dovuto affrontare un po' di situazioni particolari, è scatenato qualcosa, dove poi sono iniziate le indagini, molto tardi purtroppo. Ecco, questo io volevo dire, che i nostri medici di base dovrebbero avere una preparazione molto più accurata, perché sì, è una malattia, sono delle malattie dove si nascondono un po' tra altre cose, eccetera, ma tante volte siamo un po' sottovalutati. Quindi io volevo ringraziare veramente tantissimo voi che siete presenti, perché avete, ognuno di voi ci date qualcosa, perché siete dei specialisti, e quindi la sclerodermia non è una malattia dove va a toccare solo una parte, ma prende tutto il corpo. Quindi voglio dire, il nostro corpo ha bisogno di molti specialisti, a livello psicologicamente, a livello esteriore, interiore, quindi diciamo che siamo dei pazienti un po' particolari, abbiamo bisogno di voi. Io volevo ringraziare questo appuntamento che c'è stato stasera, volevo ringraziare chi ci segue, i medici, gli infermieri, tutto il reparto, perché tante volte quando entriamo, all'inizio soprattutto, quando si entra in questa avventura, siamo molto, siamo, ci sentiamo persi, perché
che non conosciamo il nostro nemico, e quindi finché riusciamo a capire qualcosa, se non c'è qualcuno che ci sta intorno anche con un consiglio, con una pacca sulla spalla, con un qualcosa che è di positivo, è facile entrare un po' in depressione, perdersi, quindi abbiamo bisogno di tutti voi. Grazie. Il neonatologia, cioè per queste malattie si parla di scleroderma unit, che sono delle unità multispecialistiche, proprio sia con il supporto oncologico. Noi spero che in un futuro, noi in regione ora stiamo facendo un lavoro, la lettera reumatologica, stiamo cercando di fare diverse strutture, e queste speriamo di riuscire a inserire perlomeno sulla carta questi scleroderma unit, in cui uno va e viene valutato in maniera davvero multispecialistica. Siamo in Calabria, però già il fatto che con la regione stiamo discutendo di questi aspetti, stiamo discutendo della rete reumatologica, il collegamento fra il medico di medicina generale e gli specialisti ambulatoriali insieme con i centri ospedalieri e universitari, diciamo, serve tutto a far sì che non solo questa malattia, ma tante malattie reumatologiche non vengono riconosciute, e i pazienti magari per anni ne vengono trattati e ne viene fatto nulla, sebbene da tutti gli studi scientifici una early arthritis, un'artrite reumatoide all'esordio nei primi 6 mesi per esempio può essere curata e può migliorare tantissimo, tant'è che può portare non alla guarigione ma quasi, diciamo, nel senso che se si innescano le erosioni ossee, nel momento in cui si innescano non sono più irreversibili, vanno solo in avanti. Invece, siccome queste si formano nei primi 6 mesi, se noi la trattiamo prima del 6° mese, prima dell'anno, diciamo, non si formano delle erosioni, non formandosi delle erosioni la malattia non va avanti. E questo è importantissimo, importantissimo, cioè diffondere la reumatologia in tutta la Calabria e in tutti i centri, dal medico di medicina generale fino ai centri più grossi come le unità sclerodermiche. La prevenzione, siamo per la prevenzione. Buonasera, io sono la mamma di una paziente sclerodermica e volevo sapere proprio a che punto è la ricerca nel trovare una soluzione, e se effettivamente l'aspetto psicologico è un aspetto importante, perché tutte le volte che abbiamo fatto visite, dal momento in cui abbiamo avuto la diagnosi, nella quale non ci è stato spiegato chiaramente qual è lo spettro, la vastità di questa malattia, ce la siamo andata un po' a cercare in tutta Italia, nei vari centri di ricerca. E una delle domande fondamentali era: hai subito un trauma, qualcosa di importante che ti ha colpito in modo particolare? E se voi ritenete opportuno farvi entrare nella terapia del ricovero in dei hospital anche un vero e proprio intervento psicologico che sia di vero supporto, perché dal momento della diagnosi al capire di che cosa si tratta e ad accettare tutto quello che comporta, per, sia per il malato che per il familiare, non è facile. Allora, giustissima questa osservazione riguardo l'importanza di un affiancamento psicologico per il paziente, per una serie di ragioni, e non ultima quella che sia il fenomeno di dire no, sia il coinvolgimento gastroenterico e tutta una serie di altre cose sono aggravati dalla comorbidità nevrotica, quindi dalla comorbidità ansiosa o depressiva. E spesso non è facile
non è facile integrare, non è facile passare l'idea che sia importante questa cosa, perché per ogni, scusate, per ogni paziente che espressamente richiede alla, cioè un paziente che espressamente richiede il supporto psicologico è un paziente secondo me già a un buon punto, nel senso che ha un insight di malattia, ha un insight di possibilità di depressione, ed è un paziente che starà sicuramente meglio, farà un buon percorso di questo tipo. Però per ognuno di questi pazienti ci sono tanti pazienti che devono ancora fare i conti con la stigmatizzazione della, del professionista psichiatra o psicologo, nel senso che non sempre dicendo, proponendo a un paziente l'eventuale supporto si ottiene un'alleanza, ma a volte ci si allontana, perché a volte la persona vive questa proposta come una disaffezione, come una diciamo sottovalutazione della sua sintomatologia, come se noi gli dicessimo: guarda, tu non stai veramente male, tu hai un problema psichiatrico. Non è così. Noi quando invitiamo un paziente a, tra le tante cose, come vada al cardiologo, a valutare anche di essere seguito da uno psichiatra, lo facciamo non perché pensiamo che la persona sia pazza, noi lo facciamo perché sappiamo da medici che il benessere è una condizione che deve affrontare tanti aspetti. Cioè, per stare bene, affinché una persona venga da te un giorno a dirti sto bene, sto meglio, ci sono tante sfaccettature, e sicuramente il lato affettivo, il lato diciamo dell'umore, è una delle più grosse componenti dello stato di benessere. Per cui questo è un aspetto fondamentale, ma molto molto delicato e molto difficile, molto da adattare al singolo paziente. Spesso purtroppo le tempistiche della visita ambulatoriale ospedaliera non consentono di approfondire queste, ma non per colpa dei medici, i medici vorrebbero farlo. Il problema è che quando gli viene dato un tassativo di 15-20 minuti a visita, chiaramente capirete bene che o si cura una interstizio patia polmonare che minaccia la vita di quella persona, sacrificando chiaramente la parte della, diciamo, della parte dell'umore, oppure si rischia di anche di non curare queste altre condizioni. Per quanto riguarda l'altra domanda, se mi ricorda, a che punto è? Ecco, io le rispondo con un dato. Allora, dire che ci aspettiamo da qui a 10 anni una soluzione di questa malattia sarebbe veramente molto, molto troppo ottimistico. Però c'è un dato: se andiamo a confrontare le casistiche di 20 anni fa in termini di mortalità e le casistiche di oggi, c'è una rivoluzione completa. Quindi questo significa che magari non viene percepito dal singolo paziente, perché il singolo paziente giustamente pensa alla sua sofferenza, però noi come comunità scientifica abbiamo una percezione di un'assistenza che sta migliorando, che sta andando avanti, chiaramente a un passo più lento rispetto a quello della malattia reumatoide, come dicevo io, ma perché è una malattia molto più complessa. Però abbiamo anche nella pipeline, cioè nelle prospettive, abbiamo tutta una serie di cose, di farmaci sperimentali, anche di altre cose come il trattamento di cellule staminali non poietiche, eccetera, che forse potrebbero dare dei risultati di un livello, diciamo, quantitativo addirittura superiore a quello con cui siamo stati abituati. Che comunque, ripeto, è un successo, perché la prognosi di questa malattia comunque è cambiata curando bene l'ipertensione polmonare, è cambiata curando l'interstiziopatia, è cambiata. Quindi c'è sempre qualcuno che ci lavora su, anche noi nel nostro piccolo. Adesso partiremo, un gruppo di reumatologi calabresi partirà con uno studio importante che è stato finanziato dal Ministero della Salute, di
un potenziale approccio terapeutico con un farmaco ultranoto, che però non è mai stato utilizzato per questo tipo di malattia. Insomma, noi lavoriamo, è chiaro che per ogni 1000 studi che si fanno, uno porta veramente a una modifica della pratica clinica. Però questo non ci scoraggia, si continua a lavorare, fortunatamente c'è gente che fa questo con passione, che non si limita a prescrivere, ma non solo nelle università, attenzione, perché la cosa bella per esempio di questo nostro progetto è che coinvolge praticamente tutto il territorio, perché la ricerca clinica si può fare anche negli ospedali, nel senso che la ricerca clinica non è prendere il topino, fare miscugli come voi immaginate o iniettare miscugli strani nel paziente, anche capire, seguendo un gruppo di persone che hanno una malattia, analizzando i loro dati, capire per esempio quali sono dei fattori che predicono il peggioramento della malattia. Queste sono informazioni importantissime, perché se io capisco che l'esposizione solare, analizzando una casistica senza fare niente, soltanto facendo un questionario che valuta l'esposizione solare, peggiora la progressione del danno, diciamo, dell'impegno cutaneo, e chiaramente senza fare cose dell'altro mondo, chiaramente sto facendo solo un esempio, ha un risvolto importantissimo, nel senso che dirò probabilmente, se questo dato viene confermato, la pratica verrà modificata e ogni reumatologo tra 20 anni dirà ai suoi pazienti: caro paziente, da oggi hai questa diagnosi, esponiti di meno al sole. E non c'è bisogno di attrezzature mondiali, di fondi chissà quali, c'è bisogno di buona volontà. Fortunatamente, anche se siamo una regione sfortunata per molti punti di vista, la comunità reumatologica è molto vivace, molto attiva, è molto unita, e per cui speriamo di avere dei buoni risultati per noi e per voi. Io vorrei aggiungere solo due cosine. Tutto quello che ha detto è vero ed è sacrosanto, però la cosa al momento che possiamo fare noi e che stiamo è diagnosi precoce e prevenzione, cioè conoscenza della malattia. Bisogna affidarsi a persone che conoscono la malattia e che prevengono tutte le complicanze. La diagnosi, se noi arriviamo con una pelle già retratta fino al, capite, e non è stata diagnosticata, si fa poco. O arriviamo che uno non beve, cioè per mangiare deve bere 3 litri d'acqua, non è, cioè fare diagnosi precoce, questa è la migliore delle cose, e in più fare dei trattamenti preventivi. Quindi conoscenza della malattia, fidarsi a dei centri, delle persone che conoscono l'evoluzione della malattia. Io volevo sapere se qualcuno ha qualche domanda per il dottor Aiello, perché io volevo assolutamente, siccome ignoro completamente, devo dire, sono sicuro e so che esistono molti problemi odontoiatrici, anche gravi, però io purtroppo ammetto di ignorare queste cose, per cui sono molto curioso di sapere qualcosa. Io intervengo di nuovo perché poi faccio un po' da portavoce di quello che sono le persone che magari hanno vergogna, comunque non sono in sala. Allora, quando io ho scoperto la malattia, un dottore, un medico mi disse: iniziamo un piano alimentare un po' più, una dieta forse, qualcosa che secondo lui potesse aiutarmi, perché secondo alcuni studi alcuni alimenti possono scaturire emicrania o comunque dolori e via dicendo. Dico la sincera verità, ho resistito forse 20 giorni, dopodiché ho detto mangerò di tutto e vado avanti, perché più che un regime alimentare mi sembrava una tortura, e quindi ho evitato. Un'altra cosa che io ho sperimentato sulla mia pelle, a cui io faccio una domanda, è quella del farmaco della cannabis terapeutica. Ecco, allora io posso portare la mia testimonianza sulla mia pelle, però, quindi non deve passare un messaggio tra virgolette di miracolo acqua di Lourdes, perché sarebbe un messaggio sbagliato. Però volevo sapere appunto da voi che cosa ne pensate, perché io quando ho iniziato ad assumerla in piccole gocce, ma piccolissime, parla di
di 3 gocce per poi magari arrivare a 5, per poi aumentare, per arrivare poi a 7, quindi non è un dosaggio esagerato, quindi per questo. Ho trovato dei benefici, devo essere sincera, benefici che arrivavano nel giro di pochi minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, perché poi sentivi meno pesantezza alle gambe, meno dolori, però ripeto, non è acqua di Lourdes, quindi non mi prendete in parola, assolutissimamente. Ma era una cosa temporanea, no? Io l'avevo iniziata per portare a termine come sperimentazione con un medico proprio nella nostra azienda, dove io appunto mi curo. Poi ho lasciato la terapia, ho lasciato tutto perché sono in gravidanza. Però ecco, volevo capire voi se siete favorevoli a questa cosa, perché c'è una lotta sul territorio non solo nazionale. Cioè, è una bellissima, questo è un bellissimo topic, del quale io da alcuni mesi ogni tanto faccio delle chiamate al tradimento a qualche collega perché sto sondando il terreno su questo. Olivo lo sa, ogni tanto ho chiamato prego. Allora, la cannabis terapeutica è uno strumento molto potente, è uno strumento che può dare dei risultati in situazioni veramente molto difficili, laddove i farmaci tradizionali hanno anche fallito. È uno strumento che però è molto difficile, secondo me, da maneggiare per il reumatologo. Io non credo che possa essere, questa però è la mia visione della cosa, io credo che il reumatologo debba essere cosciente della possibilità di inviare un suo paziente a una terapia con cannabis terapeutica. Non credo che possa maneggiare direttamente questa medicina. Il problema è che qualcuno lo fa o lo dice. Io credo che invece nelle mani dei centri di terapia del dolore e nelle mani chiaramente con una valutazione psichiatrica di accompagnamento, perché comunque rimane una sostanza psicoattiva, per cui io devo capire se ci sono delle controindicazioni psichiatriche a quel tipo di terapia, sia uno strumento fondamentale. Mi sono posto proprio di recente questo problema proprio su una persona affetta da questa malattia. È chiaro che ancora ci sono pochi dati, è molto difficile da standardizzare questa terapia, non è come il Bosentan che voi tutti conoscete, fanno un dosaggio, posso fare degli studi, tutti i pazienti fanno lo stesso dosaggio. È molto complicato perché in un prodotto a base di cannabis terapeutica le differenze di concentrazione possono essere anche notevoli, però sicuramente è una cosa che dobbiamo approfondire, dobbiamo cercare di studiare, dobbiamo tenere a mente i nostri pazienti. Ricordiamoci anche un'altra cosa, che il dolore nella sclerosi sistemica a volte è un problema molto grosso di difficile gestione, perché gli oppiacei, quelli più potenti, cioè i farmaci per il dolore più potenti, peggiorano la funzione motoria gastrointestinale, per cui mentre in un paziente non è ovviamente sulla capacità ventilatoria, quindi su un paziente normale io posso spingere questi farmaci fino a dei livelli importanti, su una persona che ha la sclerodermia il rischio è di causargli un blocco intestinale, una paralisi intestinale o un peggioramento della funzione respiratoria, per cui la cannabis terapeutica potrebbe rappresentare un'opzione in quei pazienti, un'opzione che vicaria a volte l'oppiaggio, affianca un oppiaggio debole come il tramadolo nella gestione del dolore durante la sclerosi sistemica. Ci tengo a dire che a me non l'ha fornita il reumatologo, ma sono stata inviata appunto in un reparto apposta dove c'è la malattia del dolore, la terapia del dolore, e quindi ecco, insieme a quel dottore abbiamo iniziato, quindi questo ci tengo a dirlo. Invece per quanto riguarda il dottore, io volevo chiedere una cosa. È vero, perché chi è malato di sclerodermia si ritrova spesso con più facilità, io ho notato questa cosa, con più carie o comunque le gengive che fuoriescono del sangue, con una
bocca un sapore un po' strano, perché comunque ci sono tutti questi meccanismi del sistema immunitario che non lavorano bene. E quindi ecco, secondo lei, oltre alla prevenzione comunque da fare sicuramente se non periodica, mi chiedevo se c'è qualche farmaco anche per questo sapore strano che c'è in bocca, questi fastidi che si hanno, queste gengive anche gonfie, se c'è un qualcosa che ci possa comunque aiutare. Purtroppo l'alterazione del gusto non è che si può trattare a livello farmacologico. Chiaro, se c'è una causa di altro genere ed è un sintomo di una patologia più estesa, allora sì, si cura la patologia, però normalmente l'alterazione del gusto nel vostro caso può essere dovuta appunto a questa riduzione del flusso salivare e associato a quello che è il reflusso gastroesofageo. Quello che mi sento da dirvi è sicuramente cioè la prevenzione è una banalità e va fatta, ma va fatta anche in un certo modo, nel senso che il paziente sclerodermico non è un paziente che ha la possibilità di fare un'igiene orale domiciliare tranquilla, perché avendo una limitazione dell'apertura della bocca, avendo molto spesso anche dei problemi in quella che è la funzione manuale a maneggiare gli ausili, i presidi che utilizziamo tutti i giorni con lo spazzolino, il filo interdentale, possiamo avere dei problemi nel paziente sclerodermico. L'indicazione è quella innanzitutto di utilizzare dei presidi, ad esempio gli spazzolini per bambini a testa molto piccola, okay? Che possono essere utili in questo caso un'adeguata igiene orale quotidiana senza avere il problema dell'ingombro. Un'altra cosa che si può usare, soprattutto per chi ha problemi a livello manuale, può essere l'utilizzo degli spazzolini elettrici. Gli spazzolini elettrici ci consentono un'adeguata pulizia, non perché io sono pagato la loro albi, ma perché fondamentalmente avendo questa testina piccola e riuscendo semplicemente a passare lo spazzolino sulla dentatura senza dovere per forza muovere la mano, semplicemente spostandola, diventa molto più facile la detersione quotidiana. Un'altra cosa che bisogna fare a livello di prevenzione quotidiana è, per chi ha problemi nell'utilizzo del filo interdentale, sapete che il filo interdentale normalmente viene usato molto poco, anche nella popolazione non affetta patologie, cioè per 30%, è abbastanza bassa una cosa. Però voi dovete usarlo con maggiore frequenza, dovete arrivare a un utilizzo quotidiano almeno una volta al giorno appunto per prevenire queste patologie cariose a cui voi siete più soggetti. E quindi in questo caso anche qua la manualità, avendo dei problemi a gestire il filo interdentale, ci possono venire incontro gli ausili che sono o lo scopolino oppure anche l'archetto del filo, che ci sono delle apposite forcelline che servono per scendere tra i denti dove non riusciamo a raggiungerli con le mani e riescono anche a andare in spazi molto stretti. E poi quello che è l'associazione tra riduzione di salivazione e il problema appunto del reflusso gastroesofageo aumenta l'acidità del nostro cavo orale, per cui abbiamo un aumento della demineralizzazione dello smalto dentale, quindi questo aumento del rischio di carie, dell'incidenza di carie che è ben documentato in letteratura, va comunque trattato anche utilizzando quelli che sono dei presidi rimineralizzanti che possono essere, diciamo, dentifrici fluorati, colluttori fluorati quello che sono, tipo, ad esempio, in un nome commerciale, comunque ci sono dei gel appositi, ad esempio l'Hermes Dental Gel della Colgate, che potete utilizzare una volta al giorno per appunto rimineralizzare lo smalto e quindi ridurre quello che è l'incidenza di carie nel tempo. Io sono Emilia Cilia, rappresento Cittadinanza Attiva, Tribunale per i diritti del malato. È stata una serata splendida, complimenti perché siete stati davvero bravi.
Avete rappresentato la malattia facendo capire anche a chi non capisce nulla di tutto questo, quindi vi ringrazio per questo. E da tutto quello che è emerso non c'è dubbio che il paziente affetto da sclerodermia ha necessità di una presa in carico, di un regista e comunque di queste unità multidisciplinari, perché sono tanti gli specialisti che devono concorrere alla cura di questo paziente. E allora, alla luce di tutto questo, io voglio porre una domanda. Io mi sono fatta la mia idea, voglio sentire come ne pensate voi. I 40 posti letto che la Regione Calabria affida ad un centro privato, secondo voi sono posti sicuri nei quali un paziente affetto da questa patologia si può curare? O è necessario che sia curato in un ospedale dove ci sono più figure che possono concorrere nella risoluzione dei problemi che via via si presentano in un paziente con queste problematiche? Grazie. E chiaramente verificando anche cosa fanno le altre regioni, se anche nelle altre regioni c'è un numero così alto di posti letto in una struttura privata che non ha altro. Nemmeno da Bethesda ci sono, in un centro. Diciamo questo, rispondo io, perché in regione stiamo sia nella realizzazione della rete reumatologica, sia nel fare i PDTA, che sono alcuni piani che il paziente deve seguire quando è affetto da determinate malattie, e abbiamo discusso anche di questo. In effetti 40 posti non ce l'ha nessuno nel mondo, solo a Cotronei ci sono, per cui anche loro sono coscienti di questi, quindi di ridurre questi posti letto, ma non è solo la riduzione, è la riqualificazione con del personale. Ma quindi, diciamo, a livello regionale stiamo facendo questa battaglia. Ci vuole l'expertise per le varie malattie e non solo il pennacchio per prendersi soldi per fare soldi. Diciamo, lo stiamo affrontando in regione questo problema. Sicuramente verranno ridotti e ripartiti in regione. Grazie. In termini di milione di abitanti, 40 nostri posti, come diceva Emilia, ma fatto vedere, sono proporzionali alle altre regioni, sono di meno o sono non ci sono nel mondo. Non c'è una unità che ha 40 posti di reumatologia nel mondo. Io ho detto Bethesda, che è un centro negli Stati Uniti, non c'è 40 posti letto di reumatologia, non ci sono da nessuno. Andrebbero spalmati su tutti. Sì, ma in effetti succederà così, vanno ridotti, non ce ne sono a Reggio, non ce ne sono nel centro, e verranno divisi, diciamo, nelle varie regioni, cioè nelle varie province. Voglio fare una domanda al dottore. Dottore, io ho la vitamina D al di sotto proprio. Dopo un anno di cure con non di base, finalmente siamo arrivati ad un'insufficienza proprio a livello di quello che era il mondiale. Io vorrei sapere se la sclerodermia che mi porta questa vitamina D proprio. E sia per deficit di assorbimento per le problematiche intestinali e sia per la cute. Noi con la cute, diciamo, facciamo la conversione di una provitamina D che viene trasformata in vitamina D, per cui c'è una carenza nel soggetto sclerodermico. Quindi di base va bene. Sì, va bene. Grazie. Scusate, ma quindi ci possiamo esporre al sole o no? Come dobbiamo mangiare? Con cautela. Diciamo sotto il sole cocente, non è bene che si esponga nessuno. Sotto il sole cocente non va bene per nessuno. Poi questo, cioè una vita abbiamo, non ne abbiamo più. Ci sono del parere, sono d'accordo con Francesco, come la sigaretta, cioè tutti gli eccessi fanno male, tutti gli eccessi fanno male.
una sigaretta, se questa sigaretta mi toglie delle ansie, oppure la mattina presto stare un po' in spiaggia, come bambini, diciamo, e in tutte le patologie, più o meno l'atteggiamento verso il sole è di avere un atteggiamento come il bambino, proteggere i proteggere anche con la protezione. Diciamo che più che protezione solare, lì ci vogliono altre creme che mi rendono più emoliente la pelle e fanno con la protezione tipo ci vuole più oltre alla protezione, diciamo. La pelle dello sclerodermico è una pelle sofferente. Ci sono tante sostanze che rendono la pelle più emoliente, più, per gli sclerodermici queste vanno bene. Quindi dall'inverno, dal freddo ci dobbiamo proteggere. Beh, però attenzione, la protezione è dall'irraggiamento solare, cioè quello che fa male non è il caldo, non è il caldo, il tepore che c'è l'estate, no, fa male l'esposizione diretta ai raggi UV. Allora, quando è necessaria l'esposizione, per esempio se io devo andare a fare la spesa e ho le braccia scoperte perché d'estate non posso mettere la muta, quando devo fare un'esposizione obbligata è bene utilizzare una protezione elevata. Se per piacere voglio andare al mare, godermi un'ora di mare, è preferibile evitare proprio quelle ore in cui chiaramente l'esposizione ai UV è molto più elevata, e prediligere le ore della prima mattina o nel tardo pomeriggio. È chiaro che questi sono principi generali che valgono un po' per tutti, perché tutti noi siamo diciamo a rischio di sviluppare delle neoplasie dipendenti dall'irraggiamento solare, valgono ancora di più per chi ha una pelle super reattiva come chi ha la sclerosi sistemica. E poi per quanto riguarda le creme, è vero, bisogna utilizzare delle banali creme emollienti, chiaramente su cute non lesa, mentre per l'inverno esistono delle creme rubefacenti, cioè che producono calore, tipo la crema per Fluxy, che è una crema altamente rubefacente, addirittura a qualcuno dà proprio fastidio questo bruciore, che però aumentano praticamente la temperatura cutanea, inducendo una vasodilatazione dei piccoli vasi periferici. Volevo fare una domanda al signor Ordino. Prima sentivo parlare la signora di posti letto. Vabbè, al di là se sono 40 o meno, io volevo dire che da noi a Cermaneto noi siamo in una situazione veramente disastrosa. Noi non è che non abbiamo i posti letto, noi non abbiamo i posti a sedere, che sì, è ben diverso perché c'è una situazione dove abbiamo lottato noi pazienti per avere una stanza per poter fare terapia, anche per Ursini penso che ricorda qualcosa. Ho fatto presente diverse volte alla direzione sanitaria di questo problema, non abbiamo poltrone, non abbiamo sedie, qualcuno fa la terapia in piedi per 6-8 ore, è una situazione veramente indignitosa per il paziente, non vi è rispetto alcuno, lasciamo stare della privacy e tutto il resto. Ma proprio nel poter fare terapia, perché fare una terapia come Iloprost con abbassamenti di pressione, mal di testa, confusione, ci vuole la seggiola di infusione.
cioè non, no, noi non abbiamo neanche noi non, se qualcuno si sente male non si sa dove poterlo sistemare, perché non abbiamo neanche un, non abbiamo un letto, non 40 posti di letto. Questa è la prima cosa che volevo denunciare pubblicamente. Poi volevo fare una domanda al dottor Spagnolo, se non sbaglio, e volevo chiederle: è possibile, o è stata una mia impressione, che con l'aria molto fredda abbiamo difficoltà a respirare? Cioè, nel senso che quando fa molto freddo, cioè come se si ha l'impressione di non poter, di sentirsi oppressi, di non poter respirare tranquillamente. Cioè, ho avuto questa sensazione, mi è capitato 2-3 volte, quando freddo nel senso meno 0, meno 1, queste temperature qui. Non mi era mai capitato che un paziente mi ripetesse questo, mi fa segno anche la signora, sì. È probabilmente un polmone compromesso, un polmone diciamo malato, tra virgolette, ha più difficoltà, non solo ecco, a mantenere lo scambio di gas, ma probabilmente anche a temperature molto basse, diciamo. Già in generale un paziente sano con una temperatura molto bassa ha una sensazione di fastidio, un polmone compromesso probabilmente ha una fatica maggiore a sopportare questa temperatura. No, perché ho pensato che magari potesse essere una mia sensazione, però mi è capitata più volte. Ma dove? E sono stati in Trentino. Vacanza? Sì, sì. E là secondo me, scusate. C'è un altro discorso, che ad elevate altitudini la concentrazione di ossigeno è molto più bassa, quindi chiunque ha una, chiunque non allenato a stare a quelle temperature, a quelle altitudini, ha una più frequentemente, soprattutto se fa un'attività fisica, per esempio uno sport, ha una sensazione maggiore di dispnea, perché c'è proprio meno ossigeno nell'aria. Volevo rispondere alla seconda, è stato alla seconda domanda. Diciamo che io non so se verranno allocati a Germanetto o verranno allocati al Pugliese, sono previsti 6 posti letto a Catanzaro e 6 posti letto a Reggio Calabria, posti letto lì. Insomma, lì rimarranno forse 20 posti letto, o meno, non glielo so dire, ma sicuro 6 verranno allocati qui e 6 a Reggio. Ora, signore, certo, se lei va in una struttura dove lei, che non c'è purtroppo, non c'è la regolatoria, deve essere prevista, deve essere fatta, a quel punto avranno i posti letto e avranno tutto. Cioè va fatta la riorganizzazione regolatoria, cosa che noi stiamo lottando da anni, cioè stiamo lottando, non ci ascolta nessuno, non noi medici che siamo dall'interno, sappiamo le problematiche, se non ci ascolta. Ai politici non gli importa niente, niente. Sì, i voti. Non gli importa. Sì, ma noi siamo messi veramente male. Io sono stata anche in ospedale diversi anni, quindi ho valutato l'ospedale e la struttura di Germanetto. Diciamo che in ospedale, bene o male, ci sono quelle stanze con quei posti letto dove, se casomai stai male o hai un malore, insomma, perlomeno puoi essere sdraiato, insomma. Noi, la situazione di Germanetto è una situazione grave. Io volevo chiamare un giornale per fargli vedere come noi stiamo a fare terapia, perché a me è successo di avere un malore, è stato presente anche il dottor Ursini, non avevo un letto per potermi sdraiare. Cioè noi non abbiamo, io per dare spazio a persone che sono più grandi di me, gente anziana, a me capita di fare la terapia in piedi. Cioè io non ho neanche una sedia, è vergognoso questo, ma è vergognoso nei confronti del malato, perché non è una terapia di un'ora, sono 6-8 ore di terapia e io mi ritrovo alcune volte per dar spazio ad una signora di 70 anni, che mi piange il cuore sinceramente, mi trovo di fare terapia in piedi o su una sedia dove facciamo a turno a sederci. Cioè penso che questo sia veramente il massimo di quello che è. No, sono d'accordo con lei. Sfonda la porta aperta. Stiamo lottando in regione per risolvere questo problema, sia nel centro, nel nord e nel sud della Calabria. Io spero, noi abbiamo un incontro il 12 pure proprio per il PDTA, stiamo cercando di fare un discorso non solo localistico, cioè di fare
la rete reumatologica con i vari centri fatti bene, capito? Boh, se ci riusciamo, speriamo. Grazie. Io volevo dire una cosa a questa signora che vedo oggi per la prima volta, che forse nell'ospedale Ciancio, Pugliese, siamo forse un po' più fortunati, perché è vero che i posti sono pochi e che ci dimezzano sempre. Eravamo 10, poi 8, poi 6, adesso siamo un po' in balia delle onde, però dobbiamo dare merito e sono con noi pazienti che comunque siamo lì a fare terapia, dobbiamo fare i complimenti a quello che è il reparto, a quello che sono i reggi, quello l'infermiera, la caposala, perché noi la terapia la facciamo a letto, se c'è un problema che qualcuno di noi sta male il medico arriva, e quindi ecco il pasto addirittura il signor Lenni dice non c'è mai noi abbiamo la colazione noi abbiamo la colazione e il pasto che non si capisce, allora se all'ospedale già c'ho questa colazione e questo pranzo ci viene dato perché dall'altra parte non viene dato, perché non gli tocca, cioè non viene richiesto. Allora siccome qui da noi c'è Emilia che la richiesta è stata fatta ma non viene riconosciuta la validità, giusto una cosa, siccome c'è Emilia, lei rappresenta il Tribunale dei diritti del malato, approfittatene perché lei è una persona attiva sul territorio, noi quando abbiamo avuto problemi Emilia con noi ci ha sempre fatto da portavoce, quindi questa è una cosa importante, qui entra la Lega Italiana della Sclerosi Sistemica, questo vuol dire essere associati a un'associazione. Adesso io non sto qui a discutere più bello il Germanetto, assolutamente non vuole alzo le mani su questa cosa, però penso che i pazienti di serie A e serie B non devono esistere, la sclerodermia ognuno la vive come meglio crede e come ha singola, io la posso vivere in un modo e avverti i dolori in un modo, Alessandra li avverte in un altro modo, la signora in un altro modo, però io penso che quando uno entra in ospedale e fa quelle terapie forti, perché è vero che ci si sente male, è vero che poi si torna a casa, alcuni giorni si sta bene, altri giorni non ci si sta bene per niente, è vero che ci sono delle complicanze durante le terapie, allora o siamo a Milano, o siamo a Roma, o siamo a Potenza, o siamo in Sicilia, o siamo a Catanzaro, la terapia deve essere fatta in un modo esemplare, perché comunque non è la terapia in sé per sé, ma se uno gli viene una tachicardia improvvisa e non c'è il cardiologo, la signora non muore di sclerodermia, muore di arresto cardiaco, è una cosa ben diversa. Io sono stata in direzione sanitaria personalmente a far presente questa situazione due volte, mi è stato detto non sappiamo di che voi state in questa condizione, io non posso credere che una direzione sanitaria non è a conoscenza della situazione in cui siamo noi, anche perché io ho fatto salire il vice direttore sanitario per venire a vedere lui stesso come stiamo, quindi ha visto la situazione in cui siamo, non è mai stato fatto nulla, addirittura alcuni di noi hanno proposto di portarci le nostre poltrone da casa e hanno detto che non c'era lo spazio per metterle. Poi lasciamo stare la mensa, che è meglio che non tocchiamo questo discorso, perché abbiamo avuto le macchine, come si chiama? Distributori automatici rotti, e noi, chi ha dimenticato l'acqua a casa, non aveva acqua. Quindi, detto tutto. Questa malattia ha bisogno di affetto. Abbiamo bisogno di affetto, no? Ma non posso credere che la direzione sanitaria non è a conoscenza di questo. Cioè, su questo lui ci ha lavorato, lì per cui vi può rispondere. No, io faccio un discorso regionale. Noi in regione ora stiamo battendo i pugni proprio per fare questo. Tra l'altro c'è anche con noi un professore di fuori, che ora viene in Calabria, il professor Ferri, e anche insieme con lui, che lui è proprio uno un iperspecialista di sclerodermia, diciamo. Stiamo cercando di fare una cosa buona per la reumatologia, non solo per la sclerodermia. Esatto, per tutte le malattie autoimmuni. Per tutte le malattie. Perché io penso che ci sia un collegamento tra una malattia, l'artrite reumatoide, la psoriasi, la sclerodermia, il lupus, la SLA, cioè comunque sono tutte collegate tra di loro. Quindi chi meglio di voi che studia queste malattie?
noi l'abbiamo studiata, tra virgolette, ci siamo diventati un po' medici, parlando con medici, guardando internet, spiegando, documentandoci, vivendola, con l'associazione comunque abbiamo dovuto capire determinate cose, perché se un paziente ti chiede qualcosa, devi pur dare un aiuto e poi indirizzarlo al medico giusto, esatto, quindi per questo dico la sinergia della regione. Nel primo incontro c'ero anch'io, si è parlato di questi 40 posti letto, io anch'io ho detto ma sono impazziti, cioè 40 posti letto in una struttura dove per andare lì in quel posto ci sono persone che ancora non riescono a prendere il treno, perché in Regione Calabria ancora il trenino non funziona, quindi ecco, come fanno le persone anziane ad andare? Io mi batto su questa cosa. Non quando ci ricordo che dicono... ho detto nemmeno a Bethesda. Esatto, quando mi dicono dobbiamo chiudere Germaneto, dobbiamo chiudere Pugliese, non bisogna chiudere niente, perché ci sono persone che a Pugliese ci arrivano col treno e si fanno poi 15 minuti di salita, arrivano già ammazzati su perché non ci sono i servizi col bus, perché non c'è una navetta che passa davanti all'ospedale. E ci sono persone come la signora che per andare a Germaneto si devono far accompagnare, perché magari in ritorno non sa la signora se si sente bene o si sente male. Ma quindi non bisogna dimenticare il post del dopoterapia. Ecco, io non sono arrabbiata, parlo così perché non mi piacciono questi discorsi. Io volevo dire la mia visione, magari popolare, però io sono abituato a dire sempre quello che penso. Diciamo che secondo me è assurdo che a distanza di 4-5 km ci siano più centri che si occupano di sclerosi sistemica, perché è proprio inconcepibile che un centro abbia 10 pazienti. Cioè non si può investire, una direzione aziendale non può investire risorse in un centro che esiste, proprio da un punto di vista economico è proprio una follia. Chiunque ha delle concezioni di economia si rende conto che è una follia. Invece quello che secondo me è giusto fare è concentrare un livello elevato di assistenza in uno di questi ospedali, in uno a Catanzaro, in uno a Crotone, in uno a Reggio Calabria e uno a Cosenza, e poi chiaramente con delle peculiarità, perché ci sono dei territori, per esempio l'Alto Cosentino, che ha bisogno del suo centro, chiaramente per andare da Raiamare a cosa ci vogliono due ore, che chiaramente non è. Che è più vicino, io quando sto a Potenza. Non lo so, ma lei ha detto che è abituata a dire le cose come le pensa. Anch'io dico le cose come le penso, quindi non me ne vogliate. Però se prima non si mettono d'accordo i medici perché io sono più bravo e sono qua, no? Perché io sono più bravo e sono qua, chi ci va di sotto? Sono solo i pazienti! Non si potranno mai, su questo non si potranno mai mettere d'accordo i medici. Allora, ci vuole una presa di posizione del Dipartimento che dice... Non ci dimentichiamo che abbiamo un commissariamento per quanto riguarda... Ma plenipotenziale, cioè quello decide lui, decide il Dipartimento, però ci vogliono le palle, passatemi il termine, di essere decisionisti. Invece, visto che le elezioni regionali sono alle porte, allora si cerca di accontentare un poco il paziente, un poco allora il medico. Allora, bisogna essere decisionisti. Mentre per malattie come l'artrite reumatoide, più hot point, diciamo, più punti dove curarsi ci sono, e meglio è, perché sono malattie ad elevata diffusione, per le malattie rare ci deve essere una concentrazione su un solo centro per area geografica, perché, e questo è nell'interesse assoluto del paziente, per garantire sufficiente esperienza, perché chi segue 10 pazienti con sclerodermia non ha l'esperienza di chi ne segue 200, per garantire che gli altri colleghi che stanno dentro l'ospedale, i cardiologi, i pneumologi, tutti abbiano sufficiente esperienza in quella malattia, perché l'ho pneumologo, un collega spagnolo magari mi può dare conferma, o il cardiologo che vede una sclerodermia nella sua vita, di sclerodermia non ci capisce nulla. Allora, se io ho ancora attivi centri dove stanno 5, 6, 7, 10 pazienti, è chiaro che il livello assistenziale non può essere quello di un centro che ha 200 pazienti, per tutte queste ragioni, e soprattutto che ci sono delle discrepanze a solo 4-5 km di distanza. Questa è la mia visione, chiaramente qualcuno impazzirà, storcerà il muso per questa cosa. Io sono abituato a pensare così, a pensare che certe malattie non le può fare chiunque, ma non per competenza,
perché necessitano di tutto un contorno. E bisogna essere onesti. Mi sembra che uniscono il pugliese con l'università. Dovrebbe esserci questa unione, perché non possono resistere. Secondo me, dottore, è vero, se sia un'unione fatta di sinergia per il bene dei pazienti. A noi poco interessa se poi ci dobbiamo spostare in un reparto o in un altro, che sia Germaneto, che sia Catanzaro. Anzi, da un punto di vista economico, quando vado a fare terapia pago 14 euro, 10 euro, 12 euro e 50 al parcheggio dei preti. Quindi figuratevi, ogni volta che esco dico, ma guarda tu un po', cioè, quindi per questo. Perché se, proprio, se io vado a se io vado alle 6:30 di mattina, prima che arriva tutto, pure i signori delle cucine che fanno il pranzo, io il parcheggio lo trovo vicino all'ospedale, ma se vado un periodo più tardi, nel periodo delle scuole, o trovi traffico sulla strada, hai finito, ti fai il segno della croce e dici oggi investo sulla mia salute perché è così. Quindi ecco, anche questo, quindi non è che noi siamo chiusi a questa cosa, non dobbiamo stare per forza a ciaccio, devono stare per forza a Germaneto, ma fate qualcosa di bene, esatto, fate qualcosa di importante in regione per il bene del paziente. Speriamo che i dirigenti regionali siano d'accordo, perché noi facciamo solo le proposte, poi loro si riuniscono, questo lo facciamo, noi facciamo una cosa che va bene per la Calabria, non per la Calabria, fatto a calzino per le varie aree della Calabria. Esatto, adesso solo le ultime due domande e poi chiudiamo, perché siamo, allora la signora mi chiedeva, sì no infatti, la signora mi chiedeva di riferire che gli si fanno delle calcificazioni e che queste calcificazioni poi si aprono ed escono fuori dei granelli di calcio. Mi chiedeva come mai succede questo e se c'è qualcosa che magari si può aiutare. Gli impatti con acquistare tiepida per favorire questo, diciamo, la fuoriuscita. Allora, la calcinosi è uno dei problemi veramente più difficili da gestire nella sclerosi sistemica, nel senso che è una di quelle cose per cui ad oggi non esiste una terapia consolidata. Cioè, paradossalmente, anche per, che ne so, per l'interessamento cutaneo, che fino a poco tempo fa non si faceva la terapia, oggi anche soprattutto nelle ultime linee guida è prevista, anche suggerita l'utilizzo del metotrexato per l'interessamento cutaneo. Nelle calcinosi sono stati fatti diversi piccolissimi studi che hanno dato dei risultati, piuttosto, la maggior parte piuttosto deludenti, per cui diciamo nel singolo paziente, soprattutto nel paziente che ha molte calcinosi, si può provare a fare una terapia, ma è un contorno all'otto, nel senso che non abbiamo strumenti per dire se il diltiazem piuttosto che la colchicina o il coumadin, che sono, o i bifosfonati, che sono i quattro, diciamo, farmaci che sono stati più provati in questa manifestazione, non sappiamo se noi diamo questo farmaco al paziente se risponderà. Chiaramente la calcinosi che si ulcera può causare la fuoriuscita di questo materiale che è giallastro, che chiaramente non rappresenta di per sé un'infezione, ma che può comunque sovrainfettarsi e quindi rappresentare un problema. Io non sono convinto che bisogna andare, almeno questa è la mia visione, bisogna andare là a stuzzicarla e cercare di farle uscire. Se la calcinosi dà fastidio, e si rimuove chirurgicamente, cioè se una calcinosi partì in un posto particolarmente insidioso che dà molto dolore o dà molto fastidio, in effetti qualunque chirurgo plastico, qualunque dermatologo un po' più interventista la rimuove con una discreta facilità, quando si tratta chiaramente di una calcinosi molto superficiale. Quindi questo è quanto. Fare attenzione, chiaramente, come molti di voi avranno potuto sperimentare, a volte fuoriescono delle ulcere su quelle zone delle calcinosi, quelle sono delle ulcerette anche un pochino toste a fare guarire, risentono lo stesso trattamento di qualsiasi altra ulcera, però voglio dire, ecco, la calcinosi è una di quelle cose che ci dà veramente a volte
ci sono molti pazienti che hanno veramente tante calcificazioni, non solo nel sottocute, ma ci hanno anche nei tendini, nei muscoli. È veramente, veramente difficile purtroppo ad oggi dare una, dire che c'è una terapia, insomma, che cambia, cambia le cose. C'è da dire che è raro, non è molto frequente. Se ci può consolare questo. Ho l'anemia mediterranea dalla nascita, ho preso sempre ferro, acido folico, adesso sembra che i valori sono un pochino stabili, ma in futuro con la sclerodermia potrei avere dei problemi. Beh, tendenzialmente non, sicuramente non è collegato. Il problema potrebbe essere laddove fosse necessario ricorrere a dei farmaci immunosuppressori, comunque dei farmaci con un potenziale mielotossico come può essere il metotrexato o il micofenolato o la ciclofosfamide, nel momento in cui ci fosse la necessità di ricorrere, non è detto, ma nel momento in cui ci fosse, chiaramente potrebbe avere qualche problema in più, nel senso che partendo magari da 10 di emoglobina o da 9 di emoglobina per il suo tratto talassemico, potrebbe facilmente sprofondare verso quei 5 o 6 di emoglobina che rappresentano poi un'indicazione all'emotrasfusione. Per cui, però di per sé, più che assumere supplementi, chiaramente poi il problema qual è? Che se c'è un coinvolgimento gastroenterico, magari i supplementi di ferro, di acido folico non vengono assorbiti bene, il ferro poi... Infatti prendo il ferro e la notte sempre diarrea, due o tre volte. Il ferro purtroppo da questo tipo di problemi, conviene comunque fare dei tentativi con altre formulazioni, perché chi non tollera, chi magari tollera il ferro gluconato, chi ne tollera un altro tipo, chi se lo prende mangiando ha meno problemi, chiaramente l'assorbimento si riduce un pochettino, però la tollerabilità gastrointestinale migliora leggermente mentre lo mangiate. Cioè si cerca di fare un po' con gli alchimisti in questi casi per cercare di mantenere la situazione stabile. Però, tendenzialmente, insomma, il talassemico è una cosa peraltro molto diffusa, per cui non credo che avrà mai grandissimi problemi legati a questo. Io vorrei concludere facendo un discorso. Io penso, questo è un pensiero mio, che nei soggetti sia che hanno superato 50 anni di età e dei soggetti anche sotto i 50 anni di fare la vaccinazione contro lo pneumococco. Lo pneumococco dà delle infezioni polmonari nel soggetto sclerodermico che già ha alterazioni polmonari. La prevenzione, questa può essere una forma di prevenzione, con lo pneumococco, con il vaccino antipneumococcico è importantissima, perché tra l'altro lo pneumococco, i ceppi che danno delle polmoniti da pneumococco o varie patologie del pneumococco, il 60% degli europei è resistente sia ai macrolidi che alle penicilline. Quindi diciamo che la vaccinazione in questo caso è importantissima. Il ciclo vaccinale è costituito da due vaccini, un vaccino fatto al tempo zero che è il Prevenar 13 e dopo di un anno si fa un secondo richiamo con il Pneumo 23. E questo allora è consigliato. Allora, dipende dall'età. I soggetti giovani intendo dal 2011, dal 2011, cioè dal 2010, sotto diciamo, hanno fatto il Prevenar 13. Io consiglio a voi, e chi ha più di 60, più di 50 anni, diciamo, può fare un secondo vaccino oltre al pneumococco, che è l'anti-herpes zoster per il fuoco di salvaguardia. Grazie a tutti per essere intervenuti, è stata veramente un pomeriggio molto interessante, molto proficuo.
Scusate ancora questa voce scadente, ed è colpa dei miei colleghi reumatologi che due settimane fa mi hanno fatto parlare per 3-4 ore di fila e da allora non si è più ripresa. Spero che avremo occasione di rendere questo evento una consuetudine ogni anno, sarebbe molto bello. Io credo che la nostra disponibilità anche allargata ad altri colleghi, magari con una programmazione più in anticipo, riusciremo ad averla. Almeno la mia e quella di Olivo, anche se lui parla con altri, prometto io ce l'avrete, per cui cerchiamo tutti quanti di andare avanti, ognuno per la sua strada, ognuno per il suo compito nella tutela di dei pazienti affetti da questa importante patologia. Grazie. Allora, le malattie autoimmuni sono caratterizzate da molti dolori, nel senso che comunque non c'è un vero e proprio momento di crisi, ma questi dolori sono comunque perenni, sono per tutto il giorno, quindi ci sono dei giorni in cui questi dolori si sentono di più e dei giorni in cui questi dolori si sentono di meno. Beh, in questo momento chiederei sicuramente più attenzione verso la Regione Calabria per quanto riguarda i malati autoimmuni, in questo caso proprio i malati con la sclerodermia sistemica, perché quando si trova un'equipe medica preparata sicuramente il medico che è di fronte capisce benissimo di cosa stiamo parlando, e poi con l'esame capilloroscopico quello dà già inizialmente una diagnosi. L'associazione è una cosa importantissima sul nostro territorio. La nostra associazione è nata qui in Calabria da circa un mese e mezzo, due. Stiamo cercando di portare avanti i progetti e le problematiche dei malati autoimmuni. L'associazione risponde sempre a qualsiasi tipologia di domanda o comunque di disagio dei nostri pazienti. Sul territorio siamo presenti diverse figure dove comunque ci siamo esposti in primo piano, anche in Regione Calabria, aprendo comunque dei tavoli tecnici per discutere appunto sulla problematica dell'associazione e dell'importanza che ha sul nostro territorio. Quando si tratta di malattie croniche, la relazione medico-paziente è fondamentale, perché per riuscire adeguatamente nel trattamento di una malattia cronica è necessario che, al di là della prescrizione farmacologica, si instauri un'alleanza terapeutica tra medico e paziente. Pertanto è necessario tentare di entrare in empatia con il paziente per trasmettere, infondere un senso di accudimento, un senso di protezione che il medico non deve mai fare mancare. La cannabis terapeutica rappresenta un'opzione terapeutica certamente valida. Il paziente tuttavia deve essere selezionato in maniera molto attenta, molto precisa, ed è un tipo di terapia che va maneggiata certamente in centri per la terapia del dolore che abbiano bene in mente il paziente nella sua completezza ed anche ovviamente i risvolti che questa terapia può offrire sia da un punto di vista del dolore sia da un punto di vista della sfera cognitiva e dell'umore. Il paziente è sempre una persona prima di essere un malato, anche perché il paziente che si affaccia per la prima volta, il momento in cui si instaura il primo contatto con il paziente, ancora non sappiamo se egli sia malato, ma certamente una persona che ha una sofferenza e che chiede il nostro aiuto. Per cui sin dal primo istante è necessario conferire al paziente la dignità di persona e trattare la malattia che egli porta. Beh, la sclerodermia è una patologia estremamente complessa, quindi è fondamentale un approccio multidisciplinare. Io, in quanto podologo, pongo l'attenzione quindi alla prevenzione di quelle che sono le problematiche secondarie a questa patologia rivolte ovviamente al piede. È importante che il paziente conosca quali sono appunto tali problematiche secondarie al fine di evitarle quando possibile e perlomeno posticipare quanto più possibile il decorso di problematiche secondarie che possono essere deformità delle dita, ulcerazioni e quant'altro. La vita insegna che paziente e malato, tra i due c'è un filo sottile. Non si sa mai chi è il paziente e chi può essere il malato. Quindi atteggiarsi sempre come se ci fosse dall'altra parte il suo riflesso o una persona cara. Quindi l'umanità prima di tutto.
Circa il 70% dei pazienti con sclerosi sistemica ha un coinvolgimento anche polmonare. Le patologie che interessano l'apparato respiratorio sono di due tipi, l'interstiziopatia e l'ipertensione polmonare. L'interstiziopatia noi la valutiamo con un esame molto semplice, che è la spirometria, un esame non invasivo, un esame di pochi minuti, insieme alla DLCO, che è la diffusione alveolo capillare. Ecco, questi esami ci permettono di capire quanto la componente interstiziale del polmone è coinvolta, mentre l'ipertensione di solito la valuta il cardiologo con un semplice ecocardiogramma, che anch'esso è un esame poco invasivo, un esame di pochi minuti. Poi per sviluppare ulteriori indagini abbiamo dei mezzi importanti, quali per esempio l'HRTC, cioè la tomografia computerizzata ad alta risoluzione, che ci permette di stabilire soprattutto lo stato della patologia, perché in questi pazienti ci sono degli stati precoci di patologia dove è più facile intervenire e degli stati avanzati in cui purtroppo la patologia ha raggiunto un livello di irreversibilità. Come già i miei colleghi avranno detto, è importante in questa patologia il lavoro multidisciplinare, che riguarda innanzitutto il reumatologo, lo pneumologo, il cardiologo, ma anche il radiologo e il gastroenterologo. Credo che il ruolo dell'odontoiatra nella sclerosi sistemica sia di fondamentale importanza, in quanto oltre all'approccio multidisciplinare di questa patologia, l'approccio odontoiatrico sia molto utile e in particolar modo nella prevenzione di quelle che sono le patologie che questa malattia può aggravare, quale la patologia cariosa e i disturbi soprattutto della masticazione, in quanto c'è una riduzione della tonicità e c'è un aumento della rigidità della cute del viso e dei muscoli masticatori, che comportano una riduzione dell'apertura del cavo orale, quindi una distanza interincisiva ridotta. Questo diventa molto difficile per noi odontoiatri riuscire a trattare questi tipi di pazienti, in quanto a noi è necessaria una quantità di apertura del cavo orale che dia la possibilità di una terapia corretta. E per questo ci sono, oltre a degli esercizi fisioterapici che consentono poi il paziente con sclerosi sistemica di ampliare quella che è la sua apertura del cavo orale, e bisogna anche altresì incentivare il paziente nella prevenzione della patologia cariosa, in quanto la riduzione della salivazione comporta un aumento del rischio cariche e spesso è associato anche a un problema di reflusso gastroesofageo. In questo caso bisogna intervenire con delle diagnosi precoci e quindi con delle visite odontoiatriche frequenti e delle sedute di generale almeno due volte all'anno. Inoltre va indagato anche quello che è il problema dal punto di vista scheletrico, perché si è visto che c'è un aumentato rischio di quello che è l'osteolisi delle ossa del mascellare, quindi soprattutto dell'angolo della mandibola e quello che è il condilo della mandibola, che può portare complicazioni severe. E infine anche a livello paronontale bisogna indagare per quello che possono essere i possibili problemi paronontali che possono portare a quello che è una perdita di elementi dentari. Io volevo dire che che la sclerosi sistemica progressiva, come è stato già detto ed è stato ribadito da chi mi ha preceduto, è una malattia sistemica che aggredisce diversi apparati del corpo umano. Una cosa importante è, secondo il mio avviso, una diagnosi precoce, e per realizzarsi questo
il medico di medicina generale è molto importante il rapporto fra il medico di medicina generale e gli specialisti sia del territorio in reumatologia che dei poliambulatori degli ospedali. Diciamo che una diagnosi precoce fa sì che si iniziano dei trattamenti precoci per allungare il più possibile le varie complicanze e manifestazioni della sclerosi sistemica progressiva.